Ok, allora possiamo continuare. Aspettiamo un secondo che viene visualizzata la prossima slide che è sulle risorse chiave, sì. Allora, siamo arrivati alle risorse chiave. Cosa sono le risorse chiave? Allora, c'è un'incomprensione sostanzialmente di fondo sui modelli di business. Quando le persone cominciano a lavorare sui canvas, cominciano a riempire i post-it e cominciano a scriverci un sacco di cose, 10.000 cose. Risorse chiave, sembra che tutte le risorse di questo mondo siano utili per la tua azienda. No, noi cerchiamo soltanto di stilizzare quelle che sono le risorse indispensabili per far funzionare i motori di un modello di business, ok? Cioè sostanzialmente sono la benzina del vostro modello di business. Le risorse chiave permettono all'impresa di creare e offrire i suoi beni e servizi, raggiungere i mercati, mantenere relazioni con i clienti e fare profitti e fare impatto sociale. Queste sono sostanzialmente le risorse chiave. Possiamo dire che le risorse chiave sono quegli asset per utilizzare un termine inglese tanto caro a Bruno, sono quegli asset fondamentali da cui dipende la creazione, l'erogazione e la monetizzazione della vostra proposta di valore. Allora, vediamo un po' che tipologia di risorse chiave e quali sono poi le proprietà di queste risorse chiave, no? Allora, abbiamo quattro tipologie di risorse chiave e vi pregherei sostanzialmente di tenere bene a mente questa schematizzazione. Allora, le risorse chiave possono essere fisiche, possono essere intellettuali, possono essere umane e possono essere finanziarie. Le risorse chiave finanziarie sono il cash, i contanti, oppure sono le linee di credito, oppure possono essere delle stock option. Le risorse chiave umane sono il capitale umano e le competenze, fondamentalmente. Le risorse chiave intellettuali sono definite come tali il brand, le conoscenze proprietarie dell'azienda, i brevetti, i diritti d'autore, le partnership, anche i vostri database di clienti. I clienti sono una risorsa chiave intellettuale, no? Database dei clienti significa avere nome, cognome, numero di telefono, informazioni su questi clienti, quali sono le loro abitudini d'acquisto, come spendono, qual è la frequenza dei loro acquisti, qual è la latenza dei loro acquisti, che è un'altra variabile fondamentale che si utilizza sostanzialmente per predisporre delle politiche di attrazione e mantenimento della clientela appropriate, no? La latenza, quanto tempo passa tra un acquisto e l'acquisto successivo, definita come tale. E poi sono le risorse chiave fisiche, che sono i capannoni, i negozi, gli edifici, le macchine, le server farm, nel caso in cui siate un'impresa tecnologica che ha dei server, i veicoli, le reti di distribuzione, le reti di store, di negozi, la logistica. Allora, le risorse chiave sono diverse per industrie e modelli di business diversi. È chiaro che un produttore di microchip avrà risorse chiave differenti da che cosa? Da chi progetta i microchip, no? Potete immaginare che nel caso della progettazione dei microchip le risorse chiave siano fondamentali, siano quelle umane, mentre invece per produrre microchip avete bisogno di risorse chiave di natura fisica, degli impianti di produzione di questi microchip, no? Proprietà possono essere dell'impresa, ok? Possono essere ottenute in licenza, possono essere noleggiate per esempio in leasing o acquisite dai partner chiave. Vedete, come vi ho detto prima, diciamo i blocchi del canvas che sono sostanzialmente vicini tra di loro si influenzano vicendevolmente, no? Quindi sostanzialmente risorse chiave, attività chiave e partnership chiave dovete cercare di vederle come un qualcosa che è in piena interrelazione. Un'azienda che ha determinate tipologie di risorse chiave avrà anche di conseguenza determinate tipologie di partnership e determinate tipologie di attività chiave. Allora, domande cruciali in questo senso: quali risorse chiave sono necessarie per la nostra proposta di valore? Quali risorse chiave sono necessarie, sono indispensabili per i nostri canali distributivi, per le relazioni con i clienti, per i flussi di ricavi? Passiamo a vedere adesso quelle che sono le attività chiave. Che cosa sono le attività chiave? Sono le attività
indispensabili, ritorna questo concetto di indispensabile, ritorna questo concetto di cruciale per far funzionare il vostro modello di business. Sono quelle attività che sono necessarie per creare valore, raggiungere mercati, mantenere relazioni con i clienti, ottenere praticamente i ricavi, fare il vostro impatto sociale. Queste sono praticamente le attività chiave. Abbiamo tre tipologie di attività chiave: produzione, ad esempio nel manifatturiero, problem solving, ad esempio prendete McKinsey, no? McKinsey sostanzialmente è una società di consulenza molto grande che fa problem solving. Piattaforme, forniture di servizi, gestione e promozione della piattaforma, queste sono attività chiave, gestire e mantenere la piattaforma, per esempio per eBay, che cos'è che fa e qual è un'attività chiave di eBay? È la gestione e il mantenimento della piattaforma. Sono diverse per industrie e per modelli di business diversi. Qual è l'attività chiave in Microsoft? In Microsoft l'attività chiave è lo sviluppo del software. Qual è l'attività chiave in Dell? In Dell, che fa computer, che vende direttamente questi computer senza bisogno di una rete di intermediari, l'attività chiave è la gestione della catena distributiva. Nelle società di consulenza un'attività chiave è praticamente il problem solving. Domande cruciali. Quali attività chiave sono necessarie per la nostra proposta di valore? Per i nostri canali distributivi, per le relazioni con la clientela, per i flussi dei ricavi. In un'azienda agricola che deve vendere appunto beni agricoli, qual è l'attività chiave? La produzione agricola, ok? Quella è un'attività chiave. Quali sono le risorse chiave? Le terre? Quella è una risorsa chiave. Le risorse umane che lavorano la terra, quella è un'altra risorsa chiave, ok? Hai detto? Le risorse idriche, quella è un'altra risorsa chiave. Passiamo alle partnership chiave. Le partnership, quando parliamo di partnership, parliamo dei partner con cui si stabiliscono varie forme di relazioni strutturali che sono indispensabili per far funzionare il vostro un modello di business. Allora, perché si fanno partnership sostanzialmente? Quali sono i motivi fondamentali per cui si intraprendono delle partnership? Tre motivi fondamentali: ottimizzare l'allocazione delle risorse e delle attività. Si possono fare partnership per ridurre i rischi e l'incertezza. Si possono fare partnership per acquisire risorse e attività cruciali, per acquisire delle conoscenze e delle competenze complementari, per acquisire delle licenze. Si fanno anche partnership per acquisire accesso a dei serbatoi più ampi di clientela. Ok? Questa è un'altra ragione per fare partnership. Spesso le aziende fanno questo. Ok? Si mettono d'accordo, io do un qualcosa a te, tu dai un qualcosa a me. Ci sono stati accordi di questo genere. Uno di questi accordi mi sembra, uno di questi accordi per esempio tra la GPC e la Thompson, si basava proprio su questo fatto. La GPC aveva bisogno della Thompson, la Thompson aveva bisogno del mercato della GPC, ok? La GVC aveva bisogno della Thompson dal punto di vista tecnologico, mentre la Thompson aveva bisogno del mercato della GVC perché doveva ampliare i suoi mercati utilizzando appunto la rete della GVC. Utilizziamo le partnership anche per ragioni di economia di scala, ok? Utilizziamo le partnership anche per condividere infrastrutture. Quali forme assumono le partnership? Possono esserci delle alleanze strategiche tra non concorrenti, ma possono esserci anche delle alleanze tra concorrenti. In quel caso si parla di competizione, che è una miscela tra competizione e cooperazione. Ok? Si fanno anche per questa ragione, si fanno anche con i concorrenti, no? Pensate quando praticamente Suzuki e la Fiat si mettono d'accordo per sviluppare un unico pianale, che poi è stato il pianale della Fiat 16 da un lato e del SUV della Suzuki, quello piccolino, dall'altro. Sono messi d'accordo per sviluppare questo pianale insieme. Si fanno anche i cartelli. Si fanno anche i cartelli così, questo
sì, è la norma, no? È la norma, ci si mette d'accordo, spesso ci si mette d'accordo anche in maniera tacita, che è quello che succede normalmente, che sono gli accordi più difficili, diciamo così, da sgamare, per utilizzare un termine reale, no? Joint venture, perché le joint venture sono diverse? Le joint venture sono delle forme di cooperazione, diverse perché sono molto più strutturate. Che cosa significa che sono molto più strutturate? Significa che sostanzialmente le imprese che cooperano danno vita a una nuova entità dal punto di vista legale e dal punto di vista giuridico, quindi un'altra impresa che viene praticamente dotata di capitale e di risorse dalle due imprese che partecipano alla sua formazione. Questa è una joint venture, si crea una nuova entità dal punto di vista legale e dal punto di vista giuridico. Relazioni clienti-fornitori sono la forma più nota di partnership che conosciamo. Allora, domande cruciali: chi sono i nostri partner chiave, chi sono i nostri fornitori chiave, quali risorse chiave otteniamo dai partner, quali attività chiave sono svolte dai partner. Quali partner chiave come enti, istituzioni pubbliche, governo, aziende, associazioni o fondazioni possono arricchire la nostra proposta di valore? Questo in una fase di preparazione di un modello di business è un punto essenziale, cioè quello di interrogarsi rispetto al mondo esterno, chiedendosi che tipologia di plus può darci questo mondo esterno. Ok? Perché ho bisogno di una fondazione? Che cosa può darmi in più una fondazione? Perché ho bisogno di una partnership con un'associazione? Che cosa è in grado di dare a me questa associazione? In che misura questa associazione arricchisce la mia proposta di valore? Ok? Fatevi sempre domande di questo genere quando andate a compilare il canvas. E in che modo? Ci sono degli enti con i quali non abbiamo intenzione di collaborare, ma che comunque potrebbero aggiungere valore alla nostra offerta? Cominciamo a interrogarci anche su questo. E poi c'è la struttura dei costi. La struttura dei costi definisce tutti i costi fondamentali che si devono sostenere per far funzionare un modello di business. I costi sostanzialmente da dove discendono? Come delineate una struttura dei costi? Delineate una struttura dei costi partendo dalla scelta delle risorse chiave, delle attività chiave, delle partnership chiave, partendo dall'idea di come andrete a strutturare quelli che sono i vostri canali e quelle che sono le relazioni con la clientela. Abbiamo detto che acquisire, mantenere, far crescere i clienti costa, ok? Acquisire determinate risorse chiave per far funzionare la nostra azienda costa, svolgere determinate attività chiave costa, ok? Le risorse hanno un costo e tutto questo, diciamo, si ripercuote, questa roba che sta qui, che conduce poi alla proposta di valore, questa roba che sta qui si ripercuote e anche alcune modalità di monetizzazione si ripercuotono ovviamente su questa parte qui. Allora, relativamente ai costi dovete tener conto di questo, no? Un'azienda sostanzialmente tende sempre a puntare a quella che è la minimizzazione dei costi, no? Questo è un principio economico abbastanza solido. Massimizzazione del profitto equivale a minimizzazione dei costi. Tuttavia, ci sono dei modelli di business, che definiamo modelli di business basati sui costi, che spingono questa minimizzazione fino agli estremi. Sono i modelli di business, diciamo, tipici dei settori in cui domina l'automazione, oppure dei settori delle attività in cui domina l'outsourcing massiccio. Sono i modelli di business delle compagnie aeree no frill, Ryanair, per esempio, ok? Nessun fronzolo, nessun fronzolo. I passeggeri che si avviano senza autobus alla scaletta dell'aereo, quindi modelli di business basati su una spinta minimizzazione dei costi. E poi ci sono i modelli di business basati sul valore, ok? Cioè incentrati sulla creazione di valore anche a costo di costi elevati. Il tipico esempio è degli hotel di lusso rispetto a quelli che possono essere gli hotel di più bassa categoria, ok? Negli hotel di lusso troverete alla reception un receptionist che parla 3-4 lingue. Ok, ma la persona che parla 3-4 lingue costa rispetto alla persona che sta alla reception in un hotel, diciamo, di bassa categoria, no? Lì basta quello che bene o male riesce a dire due o tre cose in italiano. Questo non succede ovviamente negli hotel di lusso. Ok? Questo significa che questo genere di modelli di business si dice basato sul valore, proprio perché
c'è attenzione alla minimizzazione dei costi, perché alla fine della giornata c'è sempre un'attenzione alla minimizzazione dei costi, ma non al prezzo di degradare la qualità della vostra offerta di valore. Caratteristiche. Allora, di solito tendiamo a fare sempre una distinzione tra quelli che sono i costi fissi e quelli che sono i costi variabili. I costi fissi sono i costi che voi dovete sostenere indipendentemente dal volume di produzione. Ok? Indipendentemente dal fatto che ad assistere a questo workshop siate 2 o 50 persone, il costo della sala è un costo fisso. Ok? I costi variabili sono invece quei costi che variano al variare del volume della produzione, che dipendono dalla variazione del volume della produzione, ok? Che crescono col crescere del volume della produzione. Altre cose fondamentali quando si parla di struttura dei costi sono le economie di scala e sono le economie di scopo. Quando ci riferiamo alle economie di scala, ci riferiamo, diciamo, ad una serie di fenomeni che all'aumentare della scala della produzione, quindi all'aumentare del prodotto, implicano che cosa? Una caduta del costo medio unitario, cioè del costo medio di una unità di prodotto, del costo di un'unità di prodotto. Queste si definiscono economie di scala. Un'altra variabile che incide sulla struttura dei costi sono le economie di apprendimento. Economie di apprendimento che sono, diciamo così, universali. Quando è che abbiamo economie di apprendimento? Quando sostanzialmente più facciamo una cosa, più impariamo a farla bene e più risparmiamo sul fronte dei costi. Perché per esempio risparmiamo sul fronte delle risorse, perché per esempio velocizziamo il nostro lavoro. Pensate a un pizzaiolo, no? Pensate a una pizzeria. Le prime 2, 3, 4, 5 pizze hanno dei costi medi unitari alti. Perché? Perché stiamo imparando a fare le pizze. Mano a mano che diventiamo particolarmente bravi nel fare le pizze, sprechiamo praticamente di meno. E quindi con l'incremento dell'apprendimento c'è una concomitante riduzione dei costi. E poi ci sono le economie di scopo. Quando è che abbiamo delle economie di scopo? Quando praticamente, diciamo, ai fini dell'erogazione della nostra proposta di valore, condividiamo più attività per più prodotti. E questo naturalmente ha dei risparmi, perché riduce quelli che sono i vostri costi. Quali sono le domande cruciali? Quali sono i costi più importanti nel nostro modello di business? Per cercare di capire quali sono i costi più importanti del vostro modello di business, dovete interrogarvi su quali risorse chiave sono più costose, su quali attività chiave sono più costose e su quali partnership chiave possono avere dei costi più elevati. Ok? In questo discorso rientra anche l'acquisizione della clientela, che è una delle cose più costose che ci sono in determinati business. Ok? Pensate ai business che operano nel mondo del digitale, no? Ora, costruire una piattaforma oggi, costruire una piattaforma web, non ha i costi, diciamo, non ha dei costi così elevati come li aveva in passato. In passato occorreva partire dal basso, partiamo from the scratch, no? Occorreva partire dal basso e occorreva costruire il software. Significa spendere un sacco di soldi. Adesso si prendono pezzetti di software, si combinano e una piattaforma può essere tirata su con pochissime risorse. Ok? Se io faccio fare una piattaforma, un portale web, per esempio, per l'intermediazione immobiliare, lo faccio fare a Bangalore, il portale web mi costa un massimo di 2.000 euro, 2.300 euro. Ok? Diciamo che con 5.000 euro abbondanti siete in pista e siete in rete, ma sto esagerando. Lì il problema, i veri costi discendono da che cosa? Da come andate ad acquisire i clienti. Quelli sono la parte consistente dei costi, no? Allora, abbiamo sempre questo maledetto coso che torna. Allora, dai 9 elementi che abbiamo descritto fino a questo momento, giungiamo al nostro template. Vi consiglio di imparare a sintetizzarlo in questa forma, ok?
Quindi ricordatevi, partnership chiave, attività chiave, risorse chiave, struttura dei costi, flussi dei ricavi, proposta di valore, relazioni con la clientela, segmenti di clientela e canali. Allora, la cosa da fare è questa, di stampare il canvas su un grande cartellone, e qui lo abbiamo già fatto grazie a Bruno, attaccate il cartellone al muro, e anche questo l'ha fatto Bruno, e poi cominciate a lavorare a fare uno schizzo del vostro modello di business. Però, prima di fare tutto questo, ricordatevi di aggiungere questi due pezzettini di cui abbiamo detto prima. Un'impresa sociale opera per raggiungere un impatto sociale, quindi in quello che ci siamo detti manca qualcosa. Questo impatto andrebbe esplicitato e anticipato per quanto vi è possibile. Occorrerebbe anche includere le metriche, ok? Le misure attraverso le quali l'impatto viene misurato. Ok? Questo è un altro punto essenziale, non solo. In che senso come dovrebbe avvenire questo passo? Aspetta, ripeti. Sociale, lo vedo un po' difficile prevedere questo, cioè Infatti nel sociale non è un po' difficile, è estremamente estremamente difficile. difficile, C'è un sì. dibattito aperto su come si misura l'impatto sociale, c'è un dibattito aperto su come si va a delineare, a specificare una teoria del cambiamento, che è poi la teoria da cui dovete praticamente partire per poter discutere di impatto sociale. Sulle metriche, c'è un mondo che si è praticamente aperto. Come lo misuro il rendimento sociale del mio investimento? Questo è un punto di. Alla mia idea, pensando all'impatto sociale, quello che mi viene in mente come uno dei tanti elementi che possono essere misurati, ad esempio, l'impronta ecologica. Se Va benissimo. La non so, riduzione di emissioni. Ok? per esempio. Questa storia dell'impatto sociale è una storia fondamentalmente nuova, è una storia che è esplosa negli ultimi 10 anni. Ok? Tant'è vero che, insomma, si sta discutendo sempre più frequentemente. Perché? Perché prima non c'era questa esigenza di accountability. Ok? Non si pensava all'importanza di questa esigenza. Adesso invece ci pensiamo costantemente. Pensiamo. Microfono sempre. Lavoro nelle start-up, però solitamente ho lavorato sempre nelle start-up di attività economiche. Nel momento in cui poi mi sono da poco scontrata con quella che è la start-up sociale, questa fase è la fase in cui io ho trovato diverse difficoltà. Che C'è genere di una mia. difficoltà? Che genere di difficoltà hai trovato? Beh, sicuramente cioè, proprio nel misurare comunque l'impatto di una mia impresa, vuol dire noi solitamente facciamo quello che è un'analisi del mercato, cioè è molto più descrittivo nella startup dell'attività economica, mentre in quella sociale ci sono diversi buchi, si può andare anche fuori, cioè spesso si va Ma fuori. assolutamente. Guarda, pensa, allora, il parametro su cui si discute normalmente è quello che viene detto. Normalmente devi misurare il tuo rendimento sociale sull'investimento, lo SROI, ok? Il cosiddetto SROI. Benissimo, come lo misuri questo SROI? Devi dare una valutazione monetaria a quello che è il tuo impatto sociale, e questo costituisce il numeratore, e sotto c'hai la valutazione monetaria dell'investimento. È una cosa che tu sai benissimo, no? Ho investito tot soldi in tutto questo. Che cosa ne ho ricavato in termini di impatto sociale? Allora, qui che cosa devi fare? Devi misurare l'impatto sociale e dargli un valore di natura monetaria. Ovviamente questa è una roba abbastanza difficile da fare. Mi rendo conto che è abbastanza difficile da fare, ma uno sforzo in questo senso va comunque fatto. Per una ragione di accountability, ok? È la parte più complicata che ci sta,
Sulle metriche si discute a non finire, è un tema aperto nella letteratura sulle imprese sociali e sulle start-up sociali, è però una cosa che va fatta. Sentiamo un attimo. Sul tema dell'impatto sociale, poi c'è questo aspetto che è quello relativo alla monetizzazione dell'impatto sociale, che è sicuramente un processo complesso e anche eticamente in alcuni casi che lascia un po' il tempo che trova. Lascia il tempo che trova ed è anche, sotto certi aspetti, può essere anche eticamente fastidioso da fare, no? Cioè, voglio dire, ma sì, ci sono cose che non posso monetizzare, ma come monetizzo il valore di una vita umana, per esempio? Dipende poi dallo startup che viene, no, fatto. Dipende dalla tipologia. Sociale può prendere diversi rami, no? Quindi voglio dire, ci sono alcuni in cui è facile, no? Ed trovare altri in cui diventa impossibile, anche perché le persone che si approcciano, ti parlo da consulenza, sì, cioè da consulente, si approcciano in una maniera che io sto facendo una startup sociale, quindi c'è il guadagno, è qualcosa che proprio loro, anzi la sostenibilità, tutte queste cose non guardano, cioè non lo so, però è ora che ci è si uno guarda, sconosciuto. Lo so, però è ora che ci si guarda per tutta una serie di ragioni, però questo apre chiaramente un mondo, no? Cioè, allora questa azienda opera in un determinato contesto e ha come obiettivo, come mission, la riduzione del disagio psichico. Ok? Come la misuriamo la riduzione del disagio psichico? Quante persone Ok, benissimo, hai dato la risposta. Hai dato la risposta, cioè si muove esattamente in questo modo qui. Ma questo è abbastanza facile, no? Il numero di accessi all'ospedale psichiatrico che si trova in quella zona, il numero di accessi all'ospedale psichiatrico che si trova in quella zona è diminuito, ok? Ed è diminuito del 10%. Poi però c'è sempre un problema di fondo. Siamo stati noi o sarebbe successo in ogni caso? In che misura sarebbe successo in ogni caso? Esempio, questa è un'azienda che fa formazione per ridurre il tasso di disoccupazione in questa zona, ok? Abbiamo fatto formazione a 35 persone, di queste 35 persone 20 hanno trovato il posto di lavoro, 20 sono uscite dallo stato di disoccupazione, il nostro impatto è pari a 20 persone che sono uscite dallo stato di disoccupazione? E chi lo dice? C'è tutto un mondo che va considerato. Una parte di queste persone costituiscono le cosiddette perdite di peso morto, cioè in ogni caso alcune di queste persone avrebbero trovato lo stesso lavoro, anche senza il nostro intervento. Ok? Quindi è una questione, anche quando apparentemente semplice, è una questione davvero complicata. Misurare l'impatto sociale è davvero complicato. Abbiamo fatto il caso dell'empowerment delle donne, che qui ritorna, no? L'empowerment delle donne nei paesi dove è forte la cultura maschilista. Come facciamo a misurare l'impatto sociale derivante dall'empowerment delle donne? Qui abbiamo un ulteriore problema, che possiamo avere anche un danno sociale costituito dalla recrudescenza della violenza domestica. Cioè non... Ma sono d'accordo con quello che ci siamo detti. È veramente difficile, cioè procedere ad una misurazione di questo genere è veramente difficile. Sono usciti diversi, ci sono stati dei contributi in letteratura, poi se volete ne parliamo, vi consiglio anche qualche libro su questo, però la questione è davvero molto complicata, davvero molto complicata. Nelle start-up sociali, voglio dire, perché pensavo invece fossero molto più facili. No, è tutto il contrario, è molto più... Mi sono trovata comunque in questa situazione, non ho trovato la stessa facilità che trovavo, che è un po' più facile, diciamo. No, cioè, è molto più... Quando... economica, è un'attività commerciale, ad esempio, e fare una start-up,
facilissimo. No, no, è molto più complicato, certo che è molto più complicato. Vogliamo sentire lei? Sì. Cioè, comunque adesso c'è un rapporto di McKinsey che è uscito su questo, c'è un workbook anche su questo, poi se volete ve lo consiglio, ma loro faranno delle lezioni sull'impatto sociale, mi pare, o no? Noi, probabilmente, da quello che volevo dire. Perché mi sembrava che nel programma ci fosse... Di fatto parleremo qualcosa nel prossimo corso sicuramente. Di fatto sulla misurazione dell'impatto sociale è un po' quello che si fa anche con la valutazione di progetti di sviluppo e progetti di sviluppo sociale. Di base molti dei concetti della misurazione dell'impatto sociale sono mutuati anche alla ricerca sociale. Quindi si parte da... perché di fatto molto miglioramento è anche di tipo sociale, il cambiamento sociale che di fatto molte volte si va a misurare, quindi c'è un sistema di dimensionamento dei concetti, no? Perché di fatto l'impatto sociale, l'obiettivo sociale è un concetto astratto che va dimensionato e poi operativizzato, quindi reso misurabile attraverso una serie di indicatori che siano in grado di cogliere le varie dimensioni del fenomeno del cambiamento prodotto e anche in grado di dare conto di eventuali altre variabili esterne, cioè parti non indicanti per esempio, che potrebbero condizionare il dato che ne esce fuori, ed è tutto quello che poi riguarda l'analisi controfattuale, come si dice. Bravo. Cosa sarebbe successo se non avessimo fatto niente, per esempio. Su questo tema, vabbè, io è capitato di farlo già anche qui alla Cantemme, un corso su valutazione che dà molti elementi in questo senso, e cercheremo di riproporlo anche come sintesi. C'è anche un documento, attualmente la Commissione Europea sta lavorando molto sull'impresa sociale, sulla promozione dell'impresa sociale per la legislazione, eccetera, e hanno creato una task force ad hoc che si occupa di analizzare e sviluppare questo filone della misurazione dell'impatto sociale. Tempo fa sulla pagina Facebook di Sintesi abbiamo condiviso il rapporto, l'ultimo rapporto che è uscito da questa task force, diciamo, questo gruppo think tank. Che magari cerco di ricondividere in modo tale che possiate darci un occhio, insomma, lo tiro fuori di nuovo. Ok, e io poi vi darò questi riferimenti di cui ci siamo detti, no? Pensate al microcredito, no? È una cosa che sembra apparentemente semplice misurare l'impatto sociale, ma in realtà non lo è, non è così semplice. Allora, di solito come si fa? Allora io ho permesso a questo di fare l'imprenditore per il periodo della durata del prestito, se questo fa l'imprenditore mediamente ha a carico la sua famiglia, poi ha 3-4 dipendenti, ognuno di questi dipendenti ha a carico la sua famiglia. Allora gli ho fatto fare l'imprenditore per un anno, lui ha 5 dipendenti, la sua azienda per un anno è andata avanti, significa che ho un impatto sociale, ho permesso di sostentarsi a 5x5, 25 persone. Impatto sociale. Domanda. Questo partiva con 10 polli. Gli è stato fatto un prestito equivalente alla possibilità di acquisto di 10 polli. Alla fine lui deve restituire questo prestito. Ok? Con il tasso di interesse. Supponiamo che il tasso di interesse corrisponda a 2 polli. Quindi lui alla fine deve restituire 12 polli. Se non ce la fa, dopo l'anno, diciamo così, in cui si è sostenuto, finisce con 8 polli. Prima ce n'aveva 10, adesso finisce con 8. È vero, ha fatto l'imprenditore per un anno. Come sta funzionando questa cosa? Cioè, com'è l'impatto sociale? Positivo e negativo? Com'è? Però capisci, cioè questo fa parte di quella serie di cose, che non vengono valutate. Cioè se vai a scavare, quello che intendo dire è, se vai a scavare la faccenda è davvero complicata. Forse mi viene da pensare che l'impatto sociale non deve essere necessariamente monetizzato. Parlo sempre con la parola paradigma, forse perché l'impresa sociale opera in un contesto sociale diverso e con delle motivazioni. Nel momento in cui io devo decidere se dare delle risorse a te o dare delle risorse a qualcun altro, in base a quale classe di merito le do a te e non le do a qualcun altro? Questo è il mio problema sostanziale. Io ho una quantità di risorse limitata pari a 100, ok?
perché le devo dare a te e non le devo dare alla sua impresa sociale, o non le devo dare alla sua impresa sociale, o non le devo dare alla sua impresa sociale? Va bene, ok, tu ti occupi di disoccupazione. Ah, va bene, ok, lei si occupa di disagio psichico, lei si occupa di abbandono scolastico. In base a quale principio dovrei dare i soldi a te invece di darli a lei o invece di darli a lei? Sono domande che mi pongo, cioè sono domande che mi pongo anch'io, no? Cioè esiste un principio? Sono tutte cose meritorie fondamentalmente. Tu ti occupi di disoccupazione, lei si occupa di abbandoni scolastici, lei si occupa di disagio psichico. Beh, sono tutte cose meritorie. Ma in base a quale principio tu devi beccare un tot e loro non devono beccare niente? Perché la tua è più meritoria rispetto alla sua? Come facciamo a stabilire un ordine di importanza? Non so. Gli utenti, quelli che dovrebbero essere gli utenti finali, in questo processo in realtà solitamente nel sociale si dovrebbero attuare delle dinamiche. Tu dici interrogando... Ho capito, ma qui l'utente finale. L'utente finale ti dice sempre. In realtà bisognerebbe misurare l'impatto che si ha nel microfono. Dovete parlare al microfono, per cortesia. In realtà bisognerebbe misurarlo nell'impatto che si ha nel miglioramento della qualità della vita e nella sostenibilità che poi ha questa impresa. Come si misura la qualità della vita? Con il miglioramento, vedendo effettivamente. Però ecco, il problema è proprio questo. Il problema è che l'impatto si può misurare a posteriori, quello sociale. No, quindi, ma cosa intendi? Cioè, se tu mi dici misurare la qualità della vita, io ti dico, in base a quali sono i parametri che definiscono la qualità della vita? Sì. Appunto, è proprio appunto. Questa la allora, difficoltà. ragazzi, voi vi dovete mettere in testa una roba, no? Tutta la diatriba che c'è sul PIL, il PIL non serve a niente, questo e quell'altro, non è vero assolutamente niente, perché quella intanto è una misura che noi abbiamo e che è strettamente correlata, perché ci sono delle indagini statistiche rigorose, delle indagini econometriche rigorose che dimostrano questo, che è strettamente correlata con alcuni indicatori. Il PIL è strettamente correlato in maniera inversamente proporzionale con l'indicatore di mortalità infantile. Allora io il PIL me lo tengo fino a quando non esce qualcos'altro. Poi ci vogliamo mettere gli indicatori di benessere, va bene, ma è tutta una roba che, diciamo, deve essere razionalizzata, capisci? Cioè, dire qualità della vita non basta, perché per te cos'è la qualità della vita? Potrebbe essere una cosa diversa da quella che è per me la qualità della vita. Per me la qualità della vita è la spiaggia dalla mattina alla sera a fare surf e basta. Quella per me, quella è la mia definizione di qualità della vita. Per la mia compagna la qualità della vita è vediamo le città d'arte 150 giorni all'anno. Cioè, ci siamo su questo. Per me stare in spiaggia 150 giorni all'anno, per lei è vedere le città d'arte 150 giorni all'anno. Per me quella è... Quella per me è pessima qualità della vita, come per lei è pessima qualità della vita la mia idea di spiaggia. Che è la qualità della vita? In realtà posso... Sì, come no, Bruno? Sempre ritornando anche sulla storia del PIL, che è molto interessante, c'è un paper che è stato scritto da Tempesta e un altro, non mi ricordo, che era proprio sull'utilizzazione del PIL come indicatore, no? Io assistivo alla presentazione di questo paper e quello che poi è un argomento che poi rientra nella misurazione dell'impatto sociale per l'impresa sociale in generale. Il tema non è l'indicatore, il tema è l'obiettivo. Cioè, tutti gli indicatori vanno bene se si rivolgono all'obiettivo giusto. Nel senso, il problema del PIL, il problema non è che usiamo il PIL per misurare la crescita, il problema è che abbiamo come obiettivo solo e esclusivamente la crescita. Assolutamente. Cioè il PIL è un ottimo indicatore per misurare la crescita, è il migliore che c'è. Il punto è qual è l'obiettivo che ci poniamo. Quindi nella misurazione dell'impatto sociale nell'impresa sociale non dobbiamo considerare l'impatto sociale come un argomento generale, no? Cioè qual è il nostro impatto sociale? No,
Noi abbiamo, in quanto impresa sociale, un obiettivo sociale, cioè un obiettivo preciso di miglioramento, di cambiamento che vogliamo produrre all'interno della società, che cambia a seconda della mission della nostra organizzazione. Assolutamente. Allora, per sintesi, per esempio, l'impatto sociale che vogliamo avere è quello di incrementare il valore sociale prodotto dalle organizzazioni che supportiamo. D'accordo? Ora, questo è un po' complesso perché va a fare una scatola cinese, ma mettiamo il caso che noi abbiamo un'organizzazione, Alteramente, che appoggiamo in questo momento. Il suo obiettivo sociale è quello di promuovere l'inclusione sociale dei Rom all'interno della comunità leccese. Questo è l'obiettivo. A partire da questo obiettivo dobbiamo tirare fuori degli indicatori specifici, che saranno specifici per questo obiettivo e quindi per Alteramente. E questi indicatori sono quelli legati all'inclusione sociale, alle dimensioni dell'inclusione sociale, che sono sia in termini generali, che identificano cosa è inclusione sociale e cosa no, sia rispetto alle attività che fa Alteramente. Allora, Alteramente lavora facendo, per esempio, il doposcuola per i bambini Rom, per migliorare il loro rendimento scolastico e quindi l'interazione all'interno della scuola. Gli indicatori per misurare l'impatto sociale di Alteramente del suo progetto saranno appunto i voti e l'incremento, il miglioramento dei voti a scuola dei bambini che partecipano al doposcuola, il miglioramento delle relazioni con i compagni di classe e con le maestre, per esempio, la riduzione di note di demerito, esattamente, per esempio. Cioè, gli indicatori vanno stabiliti volta per volta in base all'obiettivo sociale che ci si pone. Hai fatto questo esempio, ok, tu hai preso l'obiettivo, no? Però non hai guardato se poi, cioè, questo progetto, ad esempio, il mercato lo accetta o no, cioè loro hanno fatto ad esempio un tipo di finanziamento, però voglio dire, è in una tipologia, diciamo, anche di una, perché i Rom in questo caso la situazione non è ben visto, quindi molto probabilmente avranno anche delle risposte negative. E solitamente quando si fa una startup o si parla, no, di creare qualcosa, vanno valutate anche queste componenti. E tu nella startup però tu lo devi fare, cioè devi tenere presente logicamente nel presente che c'è magari una popolazione che non risponderà perché non capirà, cioè il 10% sì ti risponderà, ma tutto il resto no. Come fai? Secondo me è una questione anche di tempistiche, anche sul fatto del problema dell'impatto sociale. Ok, noi, finché è un'impresa semplice che si vuole occupare di cose facilmente calcolabili, tu puoi crearti un obiettivo da adesso a un anno, ma l'impatto sociale è imprevedibile. Tu puoi provocare un cambiamento negativo come può essere il discorso della cultura maschilista, ma noi non sappiamo se poi successivamente, che so, assolutamente, la donna anche il fattore, inizia a studiare, inizia hai portato un ulteriore elemento di complicazione nel dibattito che è costituito dal fattore temporale. Cioè, vedete, prima quando ho detto l'impatto sociale si può calcolare in termini di miglioramento della qualità della vita a seconda di quelli che sono gli indicatori, ma poi è un calcolo che si può fare a posteriori, perché socialmente non si può calcolare prima. Il cambiamento di per sé è un meccanismo complesso e lungo, cioè nel senso che nel momento in cui tu fai impresa sociale, tu smuovi qualcosa, il che vuol dire che probabilmente inizialmente trova delle difficoltà, come il discorso, parliamo dei Rom. I Rom, per quanto riguarda la cultura italiana e determinate cose, non sono ben visti. Anche se per fortuna, per esempio, a Lecce il campo Panareo soffre leggermente meno di questa problematica, leggermente. E tu provi a provocare un cambiamento che riscontrerà dei blocchi, delle tempistiche più lunghe, però se non ci provi e non ci credi, probabilmente il cambiamento non avverrebbe mai. Si può dire che l'impatto sociale è una scommessa nel caso dell'impresa sociale. Sentiamo un attimo lui, perché voleva. Volevo sapere se l'impatto sociale poteva essere inserito nella proposta di valore. Può essere un elemento l'impatto sociale della proposta di valore? Se sì, quale l'indice poi e tutto il resto? Assolutamente sì, perché quindi quando non necessariamente io poi sotto devo inserire una seconda
due seconde caselle sotto. No, attenzione, posso metterle, attenzione. Idealmente le posso mettere nella proposta di valore. Perché qui stiamo parlando di come strutturare questa cosa sul Canvas. Io ve l'ho detto precedentemente, ci deve essere una proposta di valore per il beneficiario. Una proposta di valore per il beneficiario, una proposta di valore per il finanziatore o per il donor o per chi ti dà i soldi. È chiaro che nell'elaborazione di questa proposta di valore ci sarà l'indicazione dell'impatto sociale, ok? Sto dicendo che probabilmente sarebbe opportuno, invece di continuare a tenere ovviamente sul Canvas la proposta di valore indirizzata ai beneficiari e la proposta di valore indirizzata ai finanziatori, quindi ai due segmenti di clientela, qui tra i segmenti di clientela ci metti i beneficiari e i finanziatori, e poi sto dicendo però aggiungiamo sotto una parte in cui specifichiamo chiaramente quelli che sono i benefici sociali con le metriche. Allora, voglio chiarire un attimo questo punto, lo chiariamo dopo con un esempio, faremo l'esempio di Kiwa, non so quanti di voi la conoscono, che sostanzialmente fa prestiti agli imprenditori dei paesi poveri per attuare i loro progetti imprenditoriali. E Kiwa, e poi faremo l'esempio di MySeaFor, che fa più o meno la stessa cosa, però con un'idea for profit. Kiwa lo fa non profit, duro e puro, MySeaFor lo fa for profit. Allora, tra i benefici sociali, nella proposta di valore di Kiwa indirizzata ai beneficiari, chi presta i soldi, che possiamo essere noi, c'è il fatto che tu sostanzialmente contribuisci alla riduzione della povertà in questi paesi. Nei benefici sociali ci andiamo a mettere quello che è il nostro impatto previsto. Abbiamo realizzato l'empowering degli imprenditori in questi paesi, abbiamo consentito a questi imprenditori di avere un determinato miglioramento che precisiamo nella loro vita, che può essere il fatto che hanno una famiglia di 4 persone, abbiamo consentito a questa famiglia di 4 persone di mangiare per un anno, perché il capo famiglia era dipendente di questa impresa. Quindi assolutamente sì, va bene la storia della proposta di valore, perché ovviamente è quello, il valore che stai offrendo è l'impatto sociale, se vogliamo, ai finanziatori, ai donor, a chi ti dà i soldi, è l'impatto sociale, no? Quindi va bene assolutamente, ma terrei anche dentro queste due parti del Canvas, soprattutto perché vorrei che nella parte sottostante, che è la parte, diciamo che è questa parte qui, quella dei benefici sociali, ci fossero le metriche, ci fosse un abbozzo di metrica, cioè qui perlomeno un tentativo di SROI, ok? Di Social Return on Investments, io lo terrei dentro, ok? Questo è un po' come la vedo, quindi aggiungere questi box e un'inclusione appunto nella fase di determinazione delle ipotesi sul modello di business, delle chiare indicazioni dei benefici che vi attendete e delle eventuali metriche che saranno adottate per la loro valutazione. Allora, quello che vi faccio vedere adesso è un'elaborazione che è stata fatta sul Canvas da parte di alcuni americani che hanno detto, questo Canvas, insomma, come è stato fatto da Osterwalder nel suo libro parla anche di imprese sociali, mette un paio di esempi di imprese sociali, come ve le ho raccontate io, cioè, attenzione, mettiamoci dentro, salve. Attenzione, mettiamoci dentro i beneficiari e mettiamoci dentro anche gli utenti. E questa è la rielaborazione del Canvas che è stato fatto da queste persone. Come vedete, quando si parla di value proposition, quando si parla di proposta di valore, una prima indicazione è lo split chiaro della proposta di valore sociale e della customer value proposition, che è la proposta di valore ai beneficiari. Ok? Allora, la cosa abbastanza interessante è che loro, nella value proposition, ci inseriscono anche le misure di impatto sociale. Cioè, ti dicono lì, nella casella delle value proposition, mettici quella che è la proposta di valore per i beneficiari, la proposta di valore degli utenti, ma mettici anche l'impatto sociale, ok? A chiare lettere, mettici quello che è l'impatto sociale. Poi,
che tipo di intervento farai, canali, come stai raggiungendo i beneficiari e i clienti, introducono, vedete, la ripartizione che vi ho fatto io tra beneficiari e utenti, no? Lo fanno la ripartizione beneficiari e customer. La cosa abbastanza interessante è questa storia qui, quella del surplus. Come investirai, come reinvesti, che cosa? Il tuo profitto, ok? Che cosa ci fai con questo surplus? Questa è una prima forma di rielaborazione, poi vabbè c'è la struttura dei costi, poi ci sono le attività chiave, le risorse chiave, e qui ci sono i partner, inclusivi degli stakeholder chiave. Allora, cosa abbastanza interessante, questa è una prima elaborazione, ed è una prima elaborazione abbastanza fresca, ne è stata fatta anche un'altra sulla base del Lean Canvas. Il Lean Canvas è una sorta di business model canvas che è stato fatto in ambito Lean per le startup, per le Lean Startup, da Ash Maurya, che è uno molto, molto bravo, che ha scritto questo libro molto interessante, particolarmente utile alla sua metodologia per le startup digitali, che si chiama Running Lean. Ok? Allora, abbiamo finito con la parte del canvas, con i blocchi costitutivi del canvas. Questi sono un po' di immaginette dei miei studenti lì a Cassino, questo mega workshop di 40 persone che si sparavano questi canvas in un'aula, no? Siamo diventati un po' matti. Allora, e qui quello che vi faccio vedere sono un po' di applicazioni di questa storia dei modelli di business. Questo è il business model di Apple con riferimento all'iPod e iTunes. Mercato di massa come segmento di clientela. Le customer relationship sono improntate all'amore per il marchio e ai costi di switching, che sono un altro elemento essenziale che discuteremo presto. Sono uno degli elementi fondamentali di un business canvas coerente e bilanciato. Un business model coerente e bilanciato è un business model che presenta tra i suoi requisiti essenziali degli alti costi di spostamento per i clienti. Significa che i clienti restano appiccicati a voi, ok? Possibilmente senza alcuna penalty di carattere monetario, come nel caso delle compagnie telefoniche, no? Che quando fai l'abbonamento, se poi devi andare 3 mesi prima, ti massacrano, ok? Facebook è una piattaforma che presenta degli alti costi di switching. Perché presenta degli alti costi di switching? Perché voi su Facebook riversate tutta la vostra vita. Allora immaginate di dover fare la stessa cosa nuovamente su Google+, che forse è anche meglio per le funzionalità che ha, no? Però significa dover ricominciare lì a farvi gli amici, significa ricominciare lì a mettere le vostre fotografie, a postare i vostri video, una faticaccia immane, duplicare questo genere di operazioni. Quelli sono i costi di spostamento, i costi di switching, ok? E le imprese si giocano molto su questi costi di switching per farvi restare appiccicati alla loro proposta di valore, ok? Se dovessi mettermi a utilizzare un MacBook Air, dovrei imparare come funziona il sistema operativo, come funziona iOS, e per me questo implicherebbe un investimento in formazione. La gente adora le cose semplici, non vuole perdere tempo, no? Quanti di voi si sono letti libretti di istruzioni di 350 pagine che venivano affibbiati con, cioè, una roba, un massacro, no? Vogliamo metterci lì, accendere e far funzionare le robe. Quindi costi di switching. Allora, i channels, quali sono i canali? L'Apple Store sicuramente sono un canale attraverso cui la Apple praticamente che cosa fa? Vende l'iPod, no? L'Apple Store, i negozi al dettaglio, perché non solo negli Apple Store, ma anche nei negozi al dettaglio trovate gli iPod, no? iTunes Store è un altro canale dove vengono distribuite praticamente le canzoni, e poi Apple.com, perché potete comprare l'iPod anche su Apple.com. Revenue Stream, il negozio iTunes. Apple ottiene dei grandissimi ricavi dall'hardware, cioè dal dispositivo, e Apple ottiene anche il ricavo dal download delle canzoni. Qual è la value proposition di Apple, di questo sistema integrato iPod, iTunes?
un'esperienza musicale illimitata. Ok? Portabilità, ci potete fare quello che cavolo vi pare, ok? Avere la possibilità di avere su una macchinetta del genere 200, 300, 400 canzoni. Pensate all'iPod 64 giga, no? Quante canzoni ci potete mettere dentro? Esperienza musicale illimitata. L'iPod con il player, il software. Poi che cosa c'è? C'è la piattaforma iTunes con l'online store. Queste sono le caratteristiche del bene, sono le caratteristiche del prodotto. Quindi qui ho espresso la mia proposta di valore sia in termini di narrazione, beneficio, l'esperienza musicale illimitata, sia in termini di prodotto, ok? Di quelli che sono i prodotti e i servizi offerti. Attività chiave, la progettazione dell'hardware, che è fondamentale, e il marketing. Ok? La commercializzazione. Risorse chiave, il brand Apple, le persone, l'hardware dell'iPod, il software di iTunes, i contenuti e gli accordi con le case discografiche. Queste sono praticamente le risorse chiave. Quali sono le partnership chiave per portare questa roba sul mercato, per portare il sistema iPod iTunes sul mercato? Gli accordi con gli OEM, che sono quelli che producono per conto di Apple l'iPod. E gli accordi con le case discografiche, che sono quelle che danno a Apple la possibilità di avere le canzoni sul suo sistema iTunes. Struttura dei costi, la produzione dell'iPod, marketing e vendite e le persone. E qui abbiamo praticamente sistematizzato quello che è il modello di business per un prodotto e un sistema in cui è integrato questo prodotto. Questo è il modello di business di Nespresso, un altro caso scuola. Quali sono i segmenti di clientela di Nespresso? Allora, innanzitutto, qual è la proposta di valore di Nespresso? Richard Gere, bravo, c'hai ragione. Allora, no, George Clooney, scusami. Allora, infatti, George Clooney sta qui, anche Matt Damon sta qui, nella struttura dei costi. Spendono un sacco di soldi in marketing, proprio perché devono dare un sacco di soldi a Matt Damon e devono dare un sacco di soldi a George Clooney per la pubblicità. Qual è la proposta di valore di Nespresso? La proposta di valore di Nespresso è il caffè espresso ma a casa. Ed è una proposta di valore che è cambiata nel corso del tempo. C'è stata una iterazione. Perché? Perché Nespresso praticamente nasce da un fallimento sostanzialmente. La prima tornata di Nespresso si è rivelata un fallimento, perché qual era la proposta di valore? Caffè espresso in ufficio. Risultato, non è andata bene per niente. Quando hanno cambiato caffè espresso ma a casa, è andata bene, ok? Tenete conto che infatti il segmento di clientela preponderante è costituito dalle famiglie e poi ci sono naturalmente gli uffici, però loro erano partiti con una proposta di valore, caffè espresso in ufficio indirizzato agli uffici. Poi hanno capito, hanno iterato, hanno cambiato, hanno capito che invece il segmento di cliente, dove sta la ciccia? La ciccia stava nelle famiglie che vogliono l'espresso a casa, ok? Prima questo concetto era impensabile, perché se tu ci rifletti bene, i costi di gestione sono abbastanza alti, perché le cialde costano, ok? Tenete conto che in termini di revenue stream, Nespresso guadagna una volta, fa un guadagno one shot sulla vendita delle macchine e poi fa un guadagno mostruoso sulla vendita delle capsule. Ok? E questi sono, vedete, questo è un ricavo da transazione, one shot, una volta la compro e poi non la compro più. E qui avete dei ricavi ricorrenti, che sono dati appunto dall'acquisto delle capsule. Ok? Abbiamo detto caffè espresso ma a casa, questo per quanto riguarda la proposta di valore in termini di benefici. Andiamo a vedere qual è la proposta di valore in termini di prodotti. Macchine da caffè Nespresso e capsule Nespresso. Quali sono i canali di distribuzione? La vendita al dettaglio per quanto riguarda le macchine,
gli ordini per mail, perché su Nespresso si può ordinare anche per mail, call center, il sito nespresso.com, le boutique Nespresso, le trovate le boutique Nespresso nei grandi centri urbani, no? A Roma c'è la boutique Nespresso, questo negozio, tutte queste capsule che sono messe lì, quella boutique Nespresso. Customer Relationship Nespresso Club, che ha una sua valenza perché? Perché Nespresso utilizza il Nespresso Club per avere un po' il polso di quella che è la sua clientela e di quella che è l'evoluzione dei gusti e delle preferenze della sua clientela. Kandar e tutta quella roba lì, questi nuovi gusti, nascono proprio da test fatti sul Nespresso Club, sulla clientela, sulla community di utenti. Attività chiave, marketing, e qui c'è George, e quanto costa George, la produzione, la distribuzione e la logistica. Risorse chiave, i brevetti del sistema Espresso, i canali di distribuzione, un caffè di alta qualità, impianti di produzione e il marchio. Partnership chiave, ovviamente, se le macchinette se le fa produrre dagli OEM, Original Equipment Manufacturer, cioè sostanzialmente Nespresso poi marchia la macchinetta, ok? Struttura dei costi, marketing, vi ho messo appunto George Clooney e Matt Damon, produzione, distribuzioni e canali B2C, business to consumer. Questo è un po' il modo di strutturare il business model di Nespresso. Allora, questo invece è il business model di uno studio fotografico, quindi un'azienda artigiana. Allora, qual è l'offerta di valore di questo studio fotografico che ci siamo immaginati? L'offerta di valore sono fotografie di moda, book fotografici, immagini di elevata qualità in alta risoluzione in formato digitale. Come vedete, io qui ho utilizzato tre colori diversi e vi pregherei quando utilizzeremo i post-it, vi pregherei di utilizzare i post-it, i diversi colori dei post-it in maniera coerente, ok? Ho utilizzato questi tre colori diversi per quanto riguarda l'offerta di valore, i segmenti di clientela e le fonti di ricavo, perché quello che vi propongo è sempre una sorta di triangolazione. Offro le fotografie di moda alle agenzie di moda e ottengo come flussi di ricavi la vendita delle immagini per agenzie di moda. Offro i book fotografici ad attori, attrici e modelle o modelli o aspiranti tali e ottengo fonti di ricavo dalla vendita dei book fotografici. Offro immagini di elevata qualità in alta risoluzione in formato digitale ad aziende con siti web e brochure digitali e cartacee e ottengo dei ricavi dalla vendita di immagini per siti web e brochure aziendali, digitali e cartacee. Quali sono i canali? I canali sono lo studio fotografico fisico, sono il mio sito internet studioeclipse.it, utilizzo come canali la pubblicità per indurre consapevolezza dell'utente del fatto che esisto, le pagine aziendali Facebook e Google Plus, le relazioni con la clientela, come le intrattengo, partecipo a degli eventi, ho delle pagine aziendali Facebook e Google Plus, ho un numero di telefono aziendale, l'assistenza personale, la mail aziendale. Quali sono le attività chiave, diciamo, di questa mia impresa, piccola impresa artigiana? Il marketing e la promozione e il processo creativo e di sviluppo delle fotografie, questa è un'altra attività chiave. Le risorse chiave, le competenze artistiche e tecniche, il locale, l'hardware e il software per la fotografia, le competenze di marketing e di comunicazione. Come partner chiave ho un grosso studio fotografico e poi alcuni fotografi di moda internazionali con cui sono in contatto e con cui faccio dei lavori. La struttura dei costi, ho un budget per il marketing, l'affitto del locale, le spese generali amministrative e i costi dell'hardware e del software per la fotografia. E questo è un modo di stilizzare un'impresa, di stilizzare un progetto di impresa in maniera abbastanza immediata, ok? Come vedete qui, quello che ho fatto è semplicemente stilizzare un progetto di impresa in una maniera abbastanza immediata. In questo senso, diciamo, il canvas è un po' propedeutico al business plan, nel senso che qui avete una prima fotografia e poi sta a voi sviluppare nel business plan la narrazione di questa fotografia. Però già ad occhio vi potete rendere conto se c'è un minimo di coerenza o meno in quello che sto dicendo, nel business, se c'è coerenza o meno nel business. Allora,
Questo è il business model di Google, una cosa un pochettino più complicata. Allora, l'offerta di valore, ricerche web, Gmail, Google Plus, che sono dei prodotti gratuiti e che vengono offerti al segmento di clientela costituito dagli utilizzatori di internet. Questo viene offerto a questo e le fonti di ricavo sono in questo caso gratis, qui è gratuito. Poi, offerta di valore, le pubblicità mirate utilizzando AdWords, le campagne pubblicitarie estese che utilizzano AdSense e i servizi di gestione della pubblicità display. Questa offerta di valore viene fatta agli inserzionisti pubblicitari e alle agenzie pubblicitarie, ai membri di quella che viene definita la rete di Google. Altro elemento della proposta di valore di Google, un sistema operativo e due piattaforme, la piattaforma Android e la piattaforma Chrome. Ok? A chi viene offerta sta roba? Da un lato a quelli che sono i proprietari di dispositivi mobili, dall'altro a quelli che sviluppano le applicazioni per Android. E poi ci sono le app di Google basate sul web e incentrate sul cloud. Ok? E questo a chi viene offerto? Viene offerto alle imprese. Ricordatevi che Google è partita da questa roba qui e questa roba qui, che andava a questi e a questi. Tutto questo è venuto praticamente dopo. E questo ha comportato un ampliamento di quelle che sono le fonti di ricavo di Google, perché sostanzialmente prima Google era questa roba qui e questa roba qui. Adesso Google è diventata questa roba qui. E i ricavi che origina anche, scusatemi qui non ce l'ho messo, i ricavi che origina anche dagli sviluppatori che mettono le app. Risorse chiave, data center, diritti di proprietà intellettuale, brand, attività chiave, RS, costruire nuovi prodotti, migliorare prodotti esistenti. Google, ricordatevi che adotta la famosa formula del 20%, cioè i dipendenti sono liberi di cazzeggiare per il 20%, sono liberi di cazzeggiare per il 20% del loro tempo ed elaborare dei progetti. Google News nasce praticamente da questo, da un dipendente che fa un sistema per l'organizzazione delle news, che poi piace a tutto lo staff, a Melissa Mayer e dell'altro, e diventa Google News. Un po' come la storia della 3M e dei foglietti post-it. Poi ve la racconto. Allora, un'altra attività chiave è la gestione di una massiccia infrastruttura IT. Partner chiave, i partner per la distribuzione, l'Open Handset Alliance per quanto riguarda invece il sistema operativo, per quanto riguarda Android, i produttori di apparecchiature originali per i dispositivi sono utilizzatori di Chrome, perché è ovvio che per far girare Android sui sistemi, sui dispositivi della Samsung, sui dispositivi della Sony, sui dispositivi della Asus, Apple ha degli accordi con tutti questi produttori, ok? Ha degli accordi con questi produttori, perché ognuno di questi produttori poi adotta un po' il sistema operativo a quelle che sono le caratteristiche del suo dispositivo. Struttura dei costi è qui, l'operatività dei data center, i costi della RS, che sono principalmente costi degli ingegneri, no? della forza lavoro con incredibili skill che ha Google, le spese di marketing e vendite, costi generali di amministrazione, costi di acquisizione del traffico internet. Canali, team di vendita e di assistenza globale, una forza vendite multiprodotto, ok? Le relazioni con la clientela sono automatizzate quanto è possibile, quando avete qualche problema con Gmail o cose, scrivete la mail al servizio clienti, e invece hanno un personale vendita dedicato per i maggiori clienti, come fa praticamente adesso Facebook, ok? Se fai una pagina aziendale su Facebook, poi Facebook ti chiama per cercare di capire se ti può vendere la pubblicità. Allora, scusatemi un attimo, questo è il modello di business di Facebook, offerta di valore, connessione con i tuoi amici, scoprire e conoscere, esprimere se stessi, identità sociale. Ok? Facebook mi offre un'identità sociale. Facebook che cos'altro mi dà? Mi dà la possibilità di stare in contatto con persone che non vedo quotidianamente, vedo una volta ogni tanto, e mi dà la possibilità di mettere in contatto quelle che sono le nostre vite, ok? Trovatemi qualche altra cosa che mi dà Facebook. Qual è un altro beneficio di Facebook? Non lo so, ragioniamoci un po'. Ti permette di avere una
ti permette di avere una vetrina, ok? Su te stesso. Ok, questa, questa. Ok, quindi ti permette di esprimere, di farti, di esprimere te stesso, di farti conoscere, di essere visto. Ok, altra intuizione a riguardo? È un megafono delle cose che fai. Poi? Informazione su di te? Anche quello che c'è intorno a te. Poi? Benissimo. Quindi amplia il tuo set di informazioni. Vedete quante cose che... Allora, ovviamente l'offerta di valore è questa, utilizzatori di internet, qui ancora una volta gratuito. Ci sono poi gli inserzionisti pubblicitari e marketers. Qui l'offerta di valore qual è? Hai la possibilità di mirare i tuoi potenziali clienti in relazione a un contesto sociale, la rilevanza, l'engagement, benissimo, e questi, diciamo, pagano, ok? Quindi abbiamo praticamente le entrate da pubblicità. Poi che cosa c'è? C'è un'offerta di valore che è indirizzata a quelli che sono gli sviluppatori, perché su Facebook, diciamo, ci girano alcune cose, i social games, tanto per fare un esempio, prendete il caso di Zynga, no? Che è partner di Facebook, e anche qui avete praticamente degli introiti. Questa è la struttura dei costi, questi sono i partner chiave di Facebook sui contenuti, Netflix, mi riferisco qui al caso statunitense, Netflix per i film, Hulu per gli show televisivi, Spotify per la musica e il Washington Post per le news. Le risorse chiave, la piattaforma Facebook, l'infrastruttura tecnologica, le attività chiave, lo sviluppo della piattaforma, gestione operativa dei data center. Ok? Questa è un'altra attività chiave. Un'altra attività chiave che mi sentirei di aggiungere adesso è quella dell'analisi dei dati. Facebook ha un sacco di data scientist che lavorano ai dati sugli utenti, lavorano ai dati sugli utenti per poi, diciamo, innanzitutto incrementare i tassi di crescita di Facebook, ok? Perché questa roba ha un forte valore per gli inserzionisti pubblicitari. Quanto più diventa grande, quanto più cresce, tanto più diventa valevole dal punto di vista degli inserzionisti pubblicitari. E poi c'è la struttura dei costi, i costi dei data center, spese del marketing e delle vendite, ricerca e sviluppo, spese generali di amministrazione. Questo è il business model di Facebook. Qui avete, concludo, scusatemi, questa parte, avete due modelli di business che sono, scusatemi, due modelli di business di due imprese sociali che sono da un lato MyC4 e dall'altro Kiwa. Allora, questo è il business model di MyC4. Allora, MyC4 che cosa fa? Garantisce accesso al credito a imprenditori poveri africani. Questi imprenditori poveri africani che cosa ci fanno con questo credito? Ci fanno imprenditorialità. La proposta di valore è agli utenti finanziatori, che siamo noi del mondo sviluppato, che vogliamo prestare dei soldi in cambio di una remunerazione, quindi tassi di interesse, fare prestiti a fronte di profitti a persone in difficoltà. Come funziona MyC4? MyC4 ha come canali il sito myc4.com, su cui vengono postati i progetti che vengono giudicati da amministratori e istituzioni finanziarie che sono di appoggio a MyC4 e che operano in quelle realtà locali, no? C'è un sito dove vengono postati questi progetti. E tu puoi decidere di fare questo prestito a un progetto che ti piace o che ti interessa in cambio di un rendimento. Ok? Rendimento in termini di tasso di interesse. Il rischio di cambio, che è la cosa più rilevante in questi contesti, ricade interamente su di te. Per cui anche se stiamo parlando di tassi di interesse dell'ordine del 15, anche 17-18%, perché di tanto si tratta, poi alla fine in sacca ricevi 2,5, massimo 3%, cioè dei prestiti che sono in linea un po' con quelli che sono gli andamenti del mercato sostanzialmente. Allora,
le relazioni con la clientela, c'è un blog, c'è la piattaforma, c'è un forum e poi ancora i provider e gli amministratori di tutta questa roba qui. Risorse chiave, piattaforma, MySeaFor, provider e amministratori, cioè sono delle istituzioni che stanno lì sul territorio, che sono integrate con MySeaFor, che lavorano in contatto con MySeaFor, che fanno una prima scrematura dei progetti che vengono di impresa, che vengono proposti da questi imprenditori poveri, che sono, se sono giudicati, diciamo, degni, appetibili, vengono postati sul sito, tu li guardi e dici, ah, questo vuole fare, vuole comprare 40 polli perché vuole fare l'allevamento di polli, ha bisogno di questa somma, su questa somma mi è garantito un tasso di interesse del, ce li presto o non ce li presto, tu puoi decidere di prestarceli o non prestarceli. Attività chiave, sviluppo e manutenzione della piattaforma, controllo e coordinamento delle organizzazioni locali, questi sono i partner chiave, i provider e gli amministratori che sono sul territorio e più una serie di partner. Strutture di costo, sviluppo e manutenzione della piattaforma, personale, fornitori di servizi e di programma. Allora, revenue stream, commissioni sugli interessi, perché non lo fa gratis MySeaFor, una roba di questo genere. MySeaFor si prende dei soldi per fare tutto questo, si prende le commissioni sugli interessi. I ricavi dalla gestione e dell'amministrazione e poi ha dei fondi da organizzazioni e istituzioni, ma questa è una for profit, una for profit con impatto sociale. Come misura il beneficio sociale? Dice che ha prestato 17 milioni di euro a 10.639 piccole imprese di 7 paesi africani, dato del 2012, e ha portato un incremento del benessere a 100.000 persone. Come è stata fatta? Questa è stata fatta a posteriori. Come è fatta questa stima? Attenzione però, come è fatta questa stima? Loro dicono che creano impatto sociale per il proprietario dell'azienda, che potrà sostenere la sua famiglia, e per le famiglie dei dipendenti dell'azienda. Considerano una media di 4-5 figli indicativamente in questi paesi a persona e quindi dicono che sostanzialmente l'impresa va bene, riesce a sopravvivere, riesce a fare dei ricavi dignitosi e nel frattempo questi hanno mantenuto il loro posto di lavoro, visto che con questo posto di lavoro sostentano le loro famiglie e che in media, diciamo, ogni piccola impresa di questa servita ha 4 persone come dipendenti, più l'imprenditore fanno 5, 5 per 5 fanno 25. Ok? Questo da calcolare in questo caso perché si tratta. Benissimo, però è molto alla, cioè, Bruno voleva dire qualcosa? No, era per passare il microfono. Ah, ok. Invece Kiva funziona in maniera completamente diversa, cioè in maniera completamente diversa. Kiva funziona in questo modo, non lo fa per profit, ok? Io faccio un prestito a delle persone in difficoltà, ma non per profit. Mi viene restituito praticamente, fatto salvo il rischio di insolvenza, mi viene restituito quello che io ho prestato, ok? Ovviamente che cosa ci perdo? Ci perdo il tasso di inflazione, no? Perché se io ti presto 100 oggi e tu mi restituisci 100 tra un anno, io ci ho perso il tasso di inflazione in termini reali o meno. Quindi questa è una cosa più non profit. Anche in questo caso abbiamo dei partner sul campo che si occupano praticamente di scremare i progetti. Kiwa ha una serie di key partner che sono PayPal, Yahoo, Visa, a Microsoft. Le attività chiave sono lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma, il controllo e coordinamento dei partner, la gestione del rischio, risorse chiave, la piattaforma kiwa.org, i volontari e i sostenitori di Kiwa, struttura dei costi, raccolta dei fondi, fornitura di servizi e programma, sviluppo e manutenzione della piattaforma personali, revenue stream, donazioni in denaro, in natura, interessi, e poi ci sono le Kiva Cards, che sono, diciamo, una fonte di donazione per Kiva. Benefici sociali, totale di beneficiari di un prestito, 900, questi dovrebbero essere dati del 2013, 900.982 individui, questo è il totale dei prestiti erogati da Kiva, 491.000 dollari dovrebbero essere. Favorisce l'imprenditoria femminile, questo è l'impatto sociale, favorisce l'imprenditoria femminile giovanile nei paesi arabi, questo è l'altro impatto sociale. Ok? Ancora una volta, quello che volevo sostanzialmente farvi vedere è
come sia possibile strutturare, sia nel caso di un'impresa for business, sia nel caso di un'impresa diciamo che vuole fare impatto sociale o non profit, oppure for profit con impatto sociale, come sia possibile strutturare questa impresa, questa idea, questo progetto di impresa attraverso questo strumento. Ok? Naturalmente il fondatore di Kiva ha fatto il suo business plan, ha detto quanto tempo ho perso nel fare questo business plan. Abbiamo messo un anno circa per fare questo business plan, forse era il caso di all'ultimo secondo. No? Allora direi sono le 4:25, possiamo fare 7 minuti di pausa e poi iniziamo con l'altro blocco, ok? Iniziamo. Allora chiudiamo qui la porta. Quello che facciamo adesso è fare un po' il punto su quelle che sono le tecniche di progettazione, le tecniche di prototipazione, cioè come si possono costruire e migliorare modelli di business innovativi. Penso che ci sia un problema, naturalmente, vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, ricominciamo. F5. Stendi questo schermo. Sì, sì, scusa che devo andare giù, che non mi trovo questo pad. Mostra desktop solo. Ok. Ok. Un po'. Eccolo qua. Ok, allora, tecniche. Ok. Allora, vediamo un po' quelle che sono le tecniche di progettazione, cioè come facciamo per progettare modelli di business che siano migliori e innovativi. Allora, 5 tecniche: comprensione della clientela, ideazione, pensiero visuale, prototipazione e poi la tecnica dello storytelling. Cominciamo dalla comprensione della clientela. Allora, vedere e valutare un modello di business dalla prospettiva della clientela, e qui avete praticamente l'immaginetta corrispondente, conduce indubitabilmente a scelte migliori. Allora, questi disegnini ho sempre fatti io, per comprendere a fondo il cliente, che cosa dovete fare? Dovete esaminare quello che è il suo ambiente, dovete esaminare quella che è la sua routine, le sue aspirazioni, quelle che sono le sue difficoltà. L'idea centrale è che il cliente vada sempre profilato al di là delle sue caratteristiche puramente demografiche, ok? Che cosa significa profilare il cliente al di là delle sue caratteristiche puramente demografiche? Significa entrare nella vita del cliente. Intel, sapete benissimo che cosa fa, Intel si occupa di microprocessori, fa microprocessori, ad Intel lavorano antropologi e sociologi. Nokia è stata anche... Scusa? C'è stato un attimo di silenzio. Ah sì, la loro. C'è stato un attimo di silenzio. Però pensate a quanto possa essere importante l'apporto di scienziati sociali di questo genere in determinate aziende. No? Il caso Nokia è abbastanza esemplare da questo punto di vista, perché a un certo punto Nokia ha cominciato a ragionare sui mercati costituiti dai paesi in via di sviluppo. Ok? Allora bisognava praticamente fare che cosa?
progettare dei cellulari per questo genere di mercati, mercati dove non c'è un elevatissimo potere d'acquisto, dove non c'è un potere d'acquisto corrispondente a quello che è il potere d'acquisto dei paesi più sviluppati. Allora che cosa è successo? Sono stati mandati degli osservatori, degli antropologi sul campo, dei sociologi, per cercare di capire come la gente utilizzava i cellulari in questi villaggi. E che cosa, di cosa si sono accorti? Si sono accorti sostanzialmente del fatto che spesso e volentieri un cellulare veniva usato da più famiglie, ok? Un unico dispositivo veniva usato in un villaggio da più famiglie. Questo che cosa implica? Implicava la necessità di avere un software che permettesse di tenere separate le agende telefoniche di queste diverse famiglie, ok? Quindi è stato importante stare, diciamo così, sul campo, avere la capacità di comprendere l'utilizzo del dispositivo da parte delle persone e quindi regolarsi, di conseguenza. Allora, vediamo perché il mutamento di prospettiva e perché orientarsi e vedere le cose dal punto di vista del cliente può essere sostanzialmente, interessante, perché è importante focalizzarsi su quelli che sono i segmenti di clientela nel partire della costruzione dei nostri modelli di business, perché a volte la scelta di un segmento di clientela periferico tradizionalmente potrebbe essere una scelta premiante, potrebbe essere un'azienda, una scelta vincente, no? Allora, pensate alle compagnie aeree low cost, no? Pensate a Southwest Airlines, che è stata insomma la prima compagnia che ha introdotto il concetto di low cost negli Stati Uniti, e pensate poi a EasyJet, a Ryanair. Qual è sostanzialmente la proposta di valore di queste compagnie? Qual era la proposta di valore di queste compagnie? Viaggi aerei disponibili per chi ha redditi bassi e per chi raramente volava, ok? Questo che cosa ha comportato? Ha comportato la possibilità di far diventare dei segmenti che erano considerati marginali dalle altre compagnie aeree il fulcro della propria proposta di valore, ok? Pensate al noleggio di macchine disponibili con fee per chi non vuole essere proprietario. Questo era un segmento marginale che è diventato invece il centro della proposta di valore di un player come Zipcar. Ok? Quindi vedere le cose dalla prospettiva del cliente può aiutarci nella creazione di modelli di business che siano vincenti. Questo significa che per fare una cosa di questo genere dobbiamo imparare a cambiare le domande. Che cosa significa imparare a cambiare le domande? Significa passare da un modello di business che è incentrato su di noi a un modello di business che è incentrato sui clienti, ok? La domanda non è tanto cosa possiamo vendere ai nostri clienti, la domanda deve diventare di cosa hanno bisogno i nostri clienti per risolvere i loro problemi, come possiamo aiutarli. La domanda non è come possiamo raggiungere i clienti in modo più efficace, la domanda è quali sono le aspettative dei clienti e come possiamo essere all'altezza di queste aspettative. La domanda è in che modo i clienti preferiscono essere raggiunti. Come possiamo adeguarci al meglio alle loro abitudini? Quindi non è una cosa calata dall'alto, è una cosa che parte dal basso. Partiamo da quelle che sono le loro esigenze. Quali relazioni dobbiamo stabilire con i clienti? Non è questa la domanda corretta. La domanda corretta è quali relazioni i nostri clienti si aspettano che instaureremo con loro. La domanda non è come possiamo trarre un guadagno dai nostri clienti. La domanda centrale è per quale valore i nostri clienti sono davvero disposti a incorrere in un sacrificio economico. Questo è uno strumento che si chiama mappa di empatia, che serve, è un altro degli strumenti che utilizziamo per comprendere al meglio quelli che sono i beneficiari della nostra proposta di valore. Cosa pensa e sente realmente il cliente? Quali sono le sue preoccupazioni principali, i suoi problemi e le sue aspirazioni? A chi dà ascolto e cosa sente? Da chi si fa influenzare? Si fa influenzare dagli amici? Il tema dell'influencer nelle scelte di acquisto è un tema molto importante. Ci sono dei clienti, ci sono dei customer che sono definiti lead customers proprio perché hanno questa capacità di guida, sono dei fari per altri potenziali clienti. Ok?
cosa dice e cosa fa il cliente, qual è il suo atteggiamento in pubblico, qual è il suo comportamento nei confronti degli altri, cosa vede e come lo vede, come vede l'ambiente, come vede gli amici, come reputa l'offerta del mercato, qual è il disagio che prova, paura, frustrazioni, ostacoli, a che guadagni ambisce il nostro cliente, qual è la misura di successo del nostro cliente. Come si usa la mappa di empatia? Come si profilano i clienti con la mappa di empatia? Solitamente si parte da un ambiente costituito da più candidati, no? come nell'ambito della profilazione delle cosiddette persone. Se abbiamo 3 candidati, si seleziona un candidato, gli si dà un nome, gli si danno delle caratteristiche demografiche e si costruisce il profilo di questo candidato, di questo tuo cliente ideale, partendo da una serie di domande. Come il suo ambiente, da cosa è circondato, quali sono i suoi amici, a quali offerte è esposto ogni giorno, quali problemi incontra, cosa sente, cosa pensa e prova realmente, cosa è veramente importante per lui o per lei, magari è qualcosa che non ammetterebbe mai in pubblico, quali emozioni lo spingono, cosa potrebbe tenerlo sveglio la notte, quali sono i suoi sogni, quali sono le sue aspirazioni, che atteggiamenti ha, cosa potrebbe dire agli altri, quali sono i potenziali conflitti tra ciò che dice e ciò che potrebbe sentire e pensare realmente? Quali sono le più grandi frustrazioni di questo cliente? Che disagi vive? Quali rischi potrebbe aver paura, la paura di affrontare? Che cosa desidera realmente ottenere? Come fa a misurare il suo successo? Quali strategie potrebbe impiegare per raggiungere i suoi obiettivi? Questa mappa di empatia costituisce un po' il fondamento di una cosa che faremo domani, di un altro template che faremo domani, che si chiama Value Proposition Canvas. Il Value Proposition Canvas, così come questo strumento che vi ho, tra virgolette, presentato molto velocemente, è un mezzo attraverso il quale noi puntiamo a raggiungere quello che è il nirvana di un'azienda nel momento in cui prepara la sua proposta di valore. Un'azienda ambisce a realizzare quella che, secondo la terminologia corrente, si definisce corrispondenza prodotto-mercato o product market fit, sintonia tra il prodotto e il mercato, sintonia tra le caratteristiche del prodotto, i benefici che scaturiscono da questo prodotto, i problemi e i bisogni, i problemi che risolve, i bisogni che soddisfa questo prodotto, e tutta questa roba qui vista dal lato del cliente. Ci deve essere una corrispondenza, ok? Cioè il prodotto, per usare il termine fit, deve fittare proprio quelle che sono le caratteristiche desiderate dal cliente, deve corrispondere a quelle che sono le caratteristiche desiderate dal cliente. E per una startup è centrale raggiungere questo product market fit, perché nel momento in cui lo avete raggiunto, nel momento in cui il vostro prodotto ha una serie di caratteristiche fondamentali che rispondono pienamente a quelli che sono i bisogni, a quelli che sono i problemi del cliente, a quelle che sono le necessità del cliente, avete fatto bingo. Ok? Il prodotto è adatto al cliente. L'ideazione, generare nuove idee di business model, ok? La tecnica dell'ideazione si basa appunto sulla creatività per generare un elevato numero di idee di business che vengono poi selezionate in modo ad arrivare a quella che è l'idea più promettente. Allora, tenete conto di una cosa, che le idee più promettenti non devono per forza essere delle idee dirompenti, non devono per forza essere delle interruzioni nel sentiero, ok? Tuttavia è importante che le idee che poi è una cosa normale, che le idee che generano il business model più efficaci sono idee che consistono in innovazioni che rimuovono dei limiti che hanno i business model correnti e che incontrano le necessità di clienti nuovi, di clienti che possono essere insoddisfatti, di clienti che possono stare alla periferia dei clienti serviti dai modelli di business correnti. Allora, le nuove idee sono fondamentali perché viviamo in un nuovo contesto competitivo. C'è una differenza sostanziale tra quello che era il mondo di ieri e quello che è il mondo di oggi. Ieri i confini tra le industrie erano ben definiti, ok?
Oggi non è più così. Ieri avevamo un unico modello di business per lo stesso mercato. A dire che se operi nel mercato sanitario devi avere quel modello di business. Se operi nel mercato automobilistico devi avere quel modello di business. Oggi i confini tra le industrie sono molto più sfumati e molteplici modelli di business possono servire uno stesso mercato. Non è detto che dovete per forza utilizzare in un determinato mercato quel determinato modello di ricavi. Abbiamo fatto l'esempio di Hilti, che sostanzialmente decide a un certo punto, invece di vendere i suoi strumenti, di noleggiarli. Ok? Lo stesso fa Rolls Royce con i motori per gli aerei. Ok? Li noleggia e insieme al noleggio gli dà anche l'assistenza. Cioè non gli vende il motore to cure, ma gli noleggia il motore per un determinato numero di ore di volo e gli dà anche nel pacchetto l'assistenza ogni 8 ore di volo. Allora, le nuove idee, e questo è un tema caro al mio amico maestro e mentore che si chiama Piero Formica, le nuove idee scaturiscono dall'ignoranza, ok? C'è un libro bellissimo che vi consiglio di leggere che si chiama Viva l'ignoranza. È un libro meraviglioso, è stato scritto da un biologo, se ricordo bene, che sostanzialmente ha iniziato a fare questi corsi all'università, è una prestigiosa università statunitense, che sono proprio basati sull'ignoranza. Nel senso che in questi corsi che cosa succede? Un esponente di una disciplina nel campo per esempio delle biotecnologie va lì e in cattedra e racconta quanto è ignorante su determinate tematiche e quanto questa ignoranza lo abbia aiutato a produrre delle idee dirompenti. Ok? Perché tutto questo? Perché sostanzialmente lo status quo, i vincoli operativi, sono un qualcosa che ti comprimono, no? È una sorta di camicia. Pensate al pensiero precostituito che c'è nell'ambito di una disciplina. Una volta che tu hai padroneggiato il corpus teorico di quel pensiero, sei rimasto invischiato in quel pensiero, no? Keynes, quanti di voi conoscono Keynes? Keynes è stato un economista dirompente sostanzialmente, ha scritto la teoria generale dell'interesse della moneta e dell'occupazione, che è un'opera che contrasta un po' con quello che si sapeva a quei tempi su come funzionava l'economia, no? E Keynes dice lo sforzo più incredibile che io ho dovuto fare nel costruire questa roba era liberarmi di tutti i vincoli che avevo, di tutte le pastoie della mia disciplina che avevo assimilato, ok? Era il dover pensare in maniera nuova, il dover sforzarmi di pensare in maniera creativa. Allora, nell'elaborazione, nella generazione di nuove idee di business, una cosa importante da fare è proprio questa, cioè cercare di astrarre per esempio dall'esistenza dei competitor, immaginare una terra vergine, farsi venire delle idee e elaborare delle idee in maniera diversa. Ci sono due tecniche che vengono utilizzate, una è quella che si definisce degli epicentri dell'innovazione e l'altra è quella che è basata sulla cosa succederebbe, sulle domande cosa succederebbe se. Allora, abbiamo due fasi. Nella prima fase la quantità delle idee conta, ok? Non vi preoccupate di avere idee dirompenti, non vi preoccupate di avere idee matte, ok? Perché nella prima fase conta la quantità e poi conta praticamente la sintesi, poi conta la sintesi e conta la selezione. L'importante è che all'ingresso di questo funnel, all'ingresso di questo imbuto, ci sia una quantità enorme di nuove modalità di pensiero. Poi facciamo la selezione. E questo ve lo dico anche questo è un tema centrale anche nel momento in cui noi andiamo a realizzare effettivamente un modello di business. Nessuna idea all'inizio è sufficientemente matta. Ok? Dovete imparare quando vi muovete con questa tecnica di prototipazione a ignorare lo status quo, a dimenticare il passato, a non focalizzarvi sui competitor, perché nel momento in cui vi focalizzate sui competitor introducete una barriera,
lo stanno facendo in questo modo e gli funziona, perché io devo farlo in maniera diversa? Perché io dovrei noleggiare i motori degli aerei invece di venderli tout court? Dovete sfidare l'ortodossia. Cose utili. Spostatevi dal luogo del problema allo spazio del problema. Siate interdisciplinari. Devo progettare una penna, ok? Pensate che mi bastino gli ingegneri per progettare una nuova penna? Pensate che mi basti l'apporto dei soli ingegneri? No! Mi servono gli scrittori, mi servono i poeti, mi serve gente che utilizza la penna, mi serve gente che abbia l'esperienza dello scrivere e che sia, diciamo, che declini questa esperienza dello scrivere in tanti modi diversi. Perché devo spostarmi dallo spazio, devo spostarmi dal luogo del problema, la penna, allo spazio del problema, che è l'esperienza dello scrivere. Perché questo mi consente praticamente di avere delle idee nuove. Vediamo la tecnica degli epicentri dell'innovazione e poi le domande che cominciano con cosa accadrebbe se. Gli epicentri dell'innovazione. Si può prototipare un nuovo modello di business partendo dalle risorse, cioè partendo da quella che è l'infrastruttura esistente o partendo da quelle che sono le partnership esistenti. Amazon. Partiamo dall'infrastruttura. Ho tutti questi server che stanno funzionando al 20% del loro spazio, ok? Su questi server, sugli spazi di archiviazione di questi server, degli spazi di archiviazione di questi server, solo il 20% è occupato. Che ci faccio con il resto, con l'80%? Di qui l'idea di vendere questi spazi per il cloud, ok? Allora le risorse è di venderli a Dropbox. Allora le risorse possono costituire, cioè partire dalle risorse, le risorse sono un buon epicentro dell'innovazione per farsi venire delle idee. Proposta di valore. Partiamo dalla creazione di nuove proposte di valore. Una cosa che mi ha sempre, diciamo così, fatto riflettere è, insomma, IKEA che vende un sacco di divani, vende un sacco di mobili, no? A prescindere dal fatto che c'è una componente sul fronte dei costi, che sono ovviamente più bassi, ma poi c'è un'altra roba. Lo hai subito. Il divano te lo monti subito. Se io mi vado a ordinare un divano adesso, prima di un mese e mezzo, di due mesi, non me lo consegnano. Ok? Fate la prova. Ordinato un divano da poltrone sofà, la consegna non è immediata, è sempre a un mese e mezzo, a due mesi. Da IKEA vado, prendo il divano e me lo porto a casa. Ok? Quali sono gli elementi di innovatività della proposta di valore di IKEA? L'immediatezza, no? L'immediatezza, poi quale c'è? C'è il costo, perché ovviamente c'è anche il costo. C'è la genialata di risparmiare facendoci montare i mobili a noi, ma poi c'è l'immediatezza, che è un altro elemento essenziale. Allora, l'immediatezza può essere inserita come elemento di novità nella mia proposta di valore? Certo. Clienti, partiamo dai nuovi bisogni. C'è qualcosa che possa rendere più conveniente la mia proposta di valore rispetto ai clienti. Struttura dei costi e dei ricavi. Partiamo da nuovi flussi di ricavo, da nuovi meccanismi di prezzo, da riduzione della struttura dei costi. Xerox fa la prima fotocopiatrice. Si accorge che non le vende perché il prezzo è troppo alto. Ok? Allora che cosa fa? Le noleggia. Le noleggia con un numero di copie incluse nel noleggio e comincia a farci soldi. Multipli. Gli epicentri dell'innovazione possono essere multipli, cioè si può partire dalle risorse, dalla proposta di valore e si può partire dai clienti. ILTI, che appunto questo è il caso, che dalla vendita passa al noleggio degli strumenti di lavoro. Qual è il potere delle domande? Cosa accadrebbe se? Che cosa accadrebbe se i mobili si vendessero smontati? Guardate che è una rivoluzione, no? Quella di IKEA è una rivoluzione. Il mobile, il mio concetto di mobile è un qualcosa di finito, ma lo scaricano e me lo mettono a casa. La rivoluzione di IKEA in cosa sta?
che è una rivoluzione, come abbiamo detto prima, anche sul fronte dei costi. Il mobile te lo vendo smontato. Che cosa accadrebbe se i motori degli aerei si noleggiassero invece di essere venduti? Ed è il caso della Rolls Royce. Che cosa accadrebbe se una sala operatoria, e queste sono le sale operatorie della Arawind Eye Care System che abbiamo detto prima, non so, state guardando, non so se guardate qui le persone che devono essere operate, state guardando, funziona come una catena di montaggio, funziona come una catena di montaggio, è una roba da non credere. Quindi che cosa accadrebbe se una sala operatoria funzionasse come un McDonald's? Sfidate il pensiero costituito quando vi preoccupate di, quando dovete elaborare nuovi modelli di business. Ci sono delle indicazioni che vanno seguite nel processo di azione. Abbiamo detto composizione del team. Il team dovrebbe essere sufficientemente eterogeneo. Che cosa significa dovrebbe essere sufficientemente eterogeneo? Dovrebbe essere composto da membri che sono diversi per anzianità nell'azienda, da membri che sono diversi per età, perché un conto è come guarda il mondo un ventenne, un conto è come il mondo lo guarda una persona di 50 anni, un mondo è come guarda il mondo una persona di 70 anni. Anche il gender, anche il sesso è importante. Le donne guardano il mondo in maniera diversa da come lo guardano gli uomini. L'esperienza, l'unità di business, la conoscenza del cliente, le competenze. C'è poi la fase di immersione del team, che può durare ore, ma può durare anche settimane. C'è lo studio dei clienti, c'è lo studio dei potenziali clienti, c'è la valutazione delle nuove tecnologie. Bisogna avere dimestichezza con questa roba prima di passare, diciamo così, all'ideazione. C'è poi la fase di espansione delle idee. Su ogni blocco del canvas, quando vi preoccuperete di redigere il vostro canvas, dovete generare quante più idee possibili, ok? Se lavorate in team, attenzione a quelle che sono le critiche immediate. Come in un tipico processo di brainstorming, le critiche immediate non servono assolutamente a niente se non a far scendere immediatamente la possibilità di generare nuove idee, ok? Il valore dell'ascolto in questa fase è un valore molto importante. Il valore di non cassare subito nemmeno le proposte più assurde, ok? Questa è una cosa che si fa dopo. La fase di selezione, ok? Ci devono essere dei criteri specifici, se possibile decideteli ex ante, per la selezione. Ci devono essere dei criteri sul tempo di implementazione, dei criteri che vanno poi modulati nel senso delle ricadute sul vantaggio competitivo, cioè possiamo stabilire all'inizio quali sono i criteri in base ai quali valuteremo sostanzialmente quelle che sono le idee. E poi c'è la fase di prototipazione. Dovete arrivare a discutere da 3 a 5 innovazioni potenziali. Ogni idea va poi inserita nel canvas e valutata alla luce delle integrazioni con gli altri possibili blocchi del canvas. Questo è un po' come funziona il processo di prototipazione. Quattro semplici regole, queste immagino che le conosciate abbondantemente, no? Per come funziona un brainstorming. Ci si prepara al brainstorming attraverso un'esperienza di immersione nel problema definito. Focalizzazione, il topic va stabilito chiaramente all'inizio. Definizione in anticipo e rispetto nel mentre delle regole. Posticipazione dei giudizi, all'inizio non si giudica. Una conversazione per volta, vogliamo tanta quantità, se possibile vogliamo anche visualizzazione, perché l'immediatezza della visualizzazione è un plus in questo contesto. Favoriamo le idee avventate, provate a pensare in modo visuale, annotando le idee sui post-it e poi attaccandoli al muro. Ed è importante, quando si fa una sessione di brainstorming, avere un facilitatore. È una cosa, diciamo così, abbastanza importante. Allora, pensiero visuale, che è quella tecnica che voi utilizzerete domani quando
quando sostanzialmente costruiremo questi canvas. Allora, il pensiero visuale migliora fondamentalmente quattro processi: il processo di comprensione, di dialogo, di esplorazione e di comunicazione. Il fatto di visualizzare attraverso praticamente i post-it, scrivendo quelle che sono le idee sui post-it, vi permette di valutare se emergono delle lacune logiche nella congruenza di tutto il vostro modello di business. Visualizziamo con i post-it, che sono contenitori mobili di idee. Li togliamo, li spostiamo, utilizziamo dei pennarelli grossi quando facciamo questo. Non scrivete 10.000 parole che non servono a niente, assolutamente a niente. Qui ci deve stare praticamente la sostanza. Dovete scrivere poche note, poche parole che colgano praticamente l'essenziale. Non è facile all'inizio fare questo, eh? All'inizio non è per nulla facile. Cioè, essere sintetici, arrivare subito al punto, non è per niente semplice, però dovete sforzarvi di farlo. Ovviamente spostare i post-it sul canvas equivale a far circolare le idee, quindi fatelo. Visualizzate con i disegni, ok? Ci sono molti libri che sono stati pubblicati vorrei arrivare subito un attimo a questo, sul pensiero visuale. Questi sono i libri, poi magari vi do le slide, quindi se volete ve li andate un po' a vedere. Dan Roam è un po' il padre di tutta questa roba, e ha scritto questo libro fantastico che si chiama Il di dietro del tovagliolo, ed è veramente una Bibbia per il pensiero visuale. Allora, quali sono i vantaggi? Scusatemi, allora, intanto mi perdo. Quali sono i vantaggi del pensiero visuale? Cogliere l'essenza, favorisce il dialogo perché crea un punto di ancoraggio collettivo, esplorare le idee e migliora la comunicazione. Allora, quello che dovete fare è cercare di raccontare visualmente una storia sul canvas, costruire una mappa testuale del vostro modello di business con i post-it, tradurle anche in immagini. Questa è un'altra tecnica che si utilizza: al posto delle idee, al posto della scrittura, ci si mettono praticamente delle immagini. Si definisce poi la sequenza del racconto e dei post-it, provando percorsi differenti, e raccontate poi la storia, come ve l'ho raccontata io all'inizio. Questi beni, io produco questi beni, offro questi beni che sono indirizzati a questi segmenti di clientela, ok? Lo faccio utilizzando queste partnership chiave. La narrativa dei modelli di business è una cosa importante. Allora, prototipazione applicata ai modelli di business è uno strumento molto potente che vi aiuta ad esplorare nuove vie, a trovare nuovi sviluppi per quelle che sono le vostre idee. Ve lo ripeto l'ennesima volta, siate provocatori, ok? Se volete superare i vostri concorrenti, dovete inventarvi qualcosa. Per cui siate provocatori, cercate di produrre quante più possibili idee avventate. Qualcosa alla fine viene fuori. Fate più prototipazioni, fatevi più domande possibili su come si struttura il tutto, sulle relazioni che intercorrono tra i vari moduli del canvas, su quanto è coerente o meno il canvas nella sua complessità. Allora, le idee vanno indagate allo stato grezzo, dovete accettare l'incertezza, dovete esaminare molte possibilità tra cui scegliere, non provate a rifinire le idee subito, che non serve assolutamente a niente. Perché? Perché i primi modelli devono essere grossolani, ok? Perché altrimenti il processo creativo si interrompe. Si può prototipare in scala diversa, sull'intero canvas, su alcuni pezzi del canvas, si può prototipare inserendo anche una prima stima di quelle che sono le cifre, sui ricavi e sui costi, per cercare di valutare appieno quella che è la fattibilità finanziaria. Si può prototipare, salve, anche su quelli che sono i singoli pezzi del canvas. Allora, lo storytelling, un altro aspetto essenziale che ben si sposa con quello che stiamo dicendo. Supponete di trovarvi in un'azienda che è in uno stato di difficoltà e di dover elaborare
un nuovo modello di business. Dovete essere particolarmente convincenti. Perché? Perché appunto bisogna combattere quelle che sono le forze dello status quo. Dovete combattere quella che è la resistenza al cambiamento, che insita in ogni organizzazione. Ogni organizzazione che sta lì da diversi anni è affetta da quella che si chiama maledizione delle competenze possedute. Hai fatto le cose in un determinato modo per anni e anni, perché le devi fare in modo diverso, fondamentalmente, no? Allora, perché utilizziamo lo storytelling, la narrazione? Per presentare le novità, per chiarire i punti cruciali, per coinvolgere l'attenzione delle controparti. Le controparti possono essere i dipendenti, le controparti possono essere gli investitori. Allora, raccontate una storia sul vostro modello di business e, se possibile, fatelo da due prospettive. Dalla prospettiva del cliente, in un caso, e dalla prospettiva del manager o del proprietario dell'azienda dall'altro, no? Potete raccontarla dalla prospettiva del dipendente o potete appunto potete raccontarla dalla prospettiva del dipendente e potete raccontarla anche dalla prospettiva del cliente. Questo modello di business in che cosa va a semplificare la vita del cliente? No? Quindi dall'una e dall'altra parte. Rendete tangibili diverse visioni del futuro, ok? Quale business model per il futuro? Dovete immaginare un'azienda nel suo ambiente, come potete immaginare un'azienda nel suo ambiente come un modello di business che fluttua insieme a tanti altri modelli di business, che sono i modelli di business delle aziende concorrenti, ok? Un modello di business non è per sempre. È un qualcosa di inerentemente dinamico. Quello che funziona oggi può non funzionare tra 2 anni. Bisogna quindi essere pronti ad una proiezione sul cambiamento. Allora aiuta a ipotizzare questo cambiamento, aiuta a ipotizzare che strada prenderà questo cambiamento. Quindi aiuta a ipotizzare più versioni di un modello di business per il futuro. Che cosa succede, no? Che cosa succede se io mi concentro su questo segmento di clientela e che cosa succede se io mi concentro su quest'altro segmento di clientela? Allora, qui avrò un modello di business con quel segmento di clientela, determinate relazioni, determinati canali, e qui avrò quest'altro modello di business. Quindi imparate a fare proiezioni sul futuro. Queste sono un po' le tecniche che si usano per raccontare storie coinvolgenti, ok? Sorvolo su questa slide, così passo direttamente alla strategia Oceano Blu. Così facciamo quest'altro blocchettino. Siete stanchi? No? No? Allora. Allora, abbiamo altri 25 minuti, credo, giusto? Li sfrutteremo bene per presentare la strategia Oceano Blu. La differenziazione sostanziale è la creazione di nuovi spazi di mercato incontrastati. Allora, obiettivi di questo blocco: comprendere il concetto di strategia Oceano Blu, padroneggiare gli strumenti fondamentali per valutare l'opportunità di implementare una strategia Oceano Blu per il nostro business. Allora, la strategia dell'Oceano Blu è contrapposta alla strategia dell'Oceano Rosso. Allora, ma che sta di questo? È quello che... Allora, è una simbologia quella dell'Oceano Blu e quella dell'Oceano Rosso. Un Oceano Rosso è un oceano in cui ci sono tanti pesci che lottano tra di loro per mangiare il più possibile, no? Si mangiano spesso tra di loro perché il cibo è scarso relativamente al loro numero, no? La strategia Oceano Rosso implica la competizione, è una metafora della competizione in un mercato esistente.
dove il principio fondamentale dell'azienda è battere la concorrenza, dove ci si focalizza sulla domanda esistente, dove di solito si adotta una strategia basata sulla differenziazione o sul basso costo, dove si tende a fornire una soluzione che è contraddistinta tra un trade-off da un trade-off tra il valore e il costo. Ok? Questa è un po' la strategia Oceano Rosso. Combattere per conquistare la supremazia, combattere in maniera spasmodica per conquistare la supremazia in un mercato esistente, dove morso tua vita mea sostanzialmente. Torno indietro? L'hai beccata in tempo. Cosa implica invece la strategia Oceano Blu? La strategia Oceano Blu implica la creazione di uno spazio di mercato incontestato. L'Oceano Blu è quello dove siamo i soli a nuotare, ok? Non ci sono altri pesciacci in giro. O siamo in pochissimi. Ma è cosa fantastica essere soli, no? C'è tutto il plankton, me lo prendo tutto quanto io, ok? Significa catturare una nuova domanda, significa rompere il trade-off tra valore e costo, lavorando simultaneamente sulla differenziazione e sul basso costo. Quello che faccio adesso è raccontarvi una storia Oceano Blu, una tipica storia Oceano Blu. La nostra storia Oceano Blu comincia con la Nintendo, comincia e finisce con la Nintendo Wii, la console per i videogiochi. Allora, prima dell'introduzione della Nintendo Wii, l'industria della console per videogiochi era un oceano rosso, ma rosso sangue. I principali player erano focalizzati sull'ampliamento della loro quota di mercato a danni dei concorrenti e sulla cattura il più possibile dei concorrenti. La parola d'ordine per i player in questo mercato è: come farò a distruggere i competitor? Ok? Dovete sapere che le aziende hanno questo gene killer dentro, no? Ce l'hanno soprattutto gli uomini, ok? Perciò quando fate un modello di business, fatevi sempre consigliare dalle mogli, dalle fidanzate, perché le donne non hanno questo istinto killer che hanno gli uomini, assolutamente, no? No, dipende dai giorni, comunque questo era come funzionava il mercato delle console per videogame prima di Wii. Chi c'era? C'era Xbox, c'era PlayStation e c'era GameCube, ok? Ora, GameCube è stata la più grossa cazzata che abbia potuto fare Nintendo. Perché? Perché sostanzialmente GameCube ha rappresentato una sconfitta tecnologica e una sconfitta sul target di mercato. Cioè Nintendo sbagliò sia la tecnologia sia il target di mercato. Perché sbagliò la tecnologia? GameCube aveva un'amplissima game library, aveva anche una bella screen resolution, quindi due punti a favore, ma non aveva né il DVD player né la connettività internet. Ok? Chi l'ha fatto? No, lascia stare, quelle sono scelte di mercato. Si era focalizzata anche su un preciso target, GameCube, no? Come Nintendo il primo. Questo è Nintendo, GameCube il primo, è... Il primo, no, no, no. Il primo, se ci pensi, era proprio quello il target, perché se lo regalava a Natale, cioè non ci c'era. E Cube, e con GameCube c'ha lo stesso... Con GameCube Nintendo preserva lo stesso target, cioè gli user di 7-17 anni. Non mirava ai buyer di 18-34 anni, ok? Era concentrata sugli users, ok? Non sui buyer. Non sto capendo questa differenza. Allora, su chi mirava, chi erano i clienti per Nintendo? I clienti di Nintendo erano i ragazzini di un'età compresa tra i 7 e i 17 anni. Mentre invece PlayStation e Xbox miravano un segmento di clientela 18-34 anni. Allora dovete considerare che
Questo segmento di clientela a cui mirava GameCube rappresentava nel complesso il 30% del mercato. Allora, prende una bella batosta, no? Prende una bella batosta, perde quote di mercato, c'è una vera e propria caduta fino a quando non avviene il mutamento strategico. Fino a quando Nintendo, invece di provare a battere la concorrenza, decide di perseguire una strategia oceano blu e nasce la console Wii. Ok? Con la Wii Nintendo introduce due cambiamenti radicali. Migliora la console esplorando un'alternativa tecnologica alla corsa prestazionale. Xbox da un lato e PlayStation dall'altro erano in piena corsa prestazionale. Tu hai fatto la console a 64 bit, io la faccio a 128. Tu c'hai una risoluzione a tot, io ho una risoluzione a 3 tot, ok? Quindi c'è una continua corsa a chi fa la console migliore con delle prestazioni grafiche eccellenti, fantastiche, strepitose, a chi ha il processore più veloce, no? La corsa prestazionale. Nintendo dice, ma io rinuncio a questa corsa prestazionale, ma introduco una novità. Un controller wireless molto più realistico, con dei giochi incentrati sul movimento. E con un chip che è di gran lunga inferiore rispetto ai processori che costituiscono l'anima, molto più costosi, che costituiscono l'anima della PlayStation e l'anima dell'Xbox. E con una risoluzione schermo che è pessima rispetto alla risoluzione schermo che ha invece un Xbox, la risoluzione video che ha un Xbox, alla scheda grafica che ha l'Xbox e alla scheda grafica che ha la PlayStation. Questo è il primo punto di cambiamento. Il secondo punto di cambiamento correlato al primo è quello di modificare e di ampliare l'audience target, che diventa quella dei casual gamers, che adesso vediamo un po' chi sono. Secondo la strategia Oceano Blu, avete tre gruppi di non clienti che offrono grosse opportunità per la creazione di un Oceano Blu. Quali sono questi tre gruppi di non clienti? I futuri non clienti che si trovano ai bordi del nostro mercato e aspettano di togliere le tende. I non clienti che rifiutano, che hanno scelto consciamente di tenersi al di fuori del mercato, e i non clienti inesplorati che si trovano in mercati molto distinti dal nostro. Nel caso, questi sono i tre livelli dei non clienti, no? Qui c'è l'oceano rosso, questi sono i futuri non clienti, non clienti che rifiutano e non clienti inesplorati. Andiamo a vedere che cosa significava questo nel mercato, che cosa significa questo nel mercato delle console. Allora, qui ci sono i gamers duri e puri. Ok? Quelli che, oggi non ci stanno le partite, domenica non ci stanno le partite, tutti a casa mia, dalle 2 fino alle 9 di sera con la PlayStation a spararci FIFA, ok? E poi ci sono i casual gamers, giocano di tanto in tanto e non necessariamente hanno una console. Poi ci sono gli anti-gamers che non vogliono nemmeno sentir parlare di videogames, non gli frega assolutamente niente. Poi ci sono i don't care che sono indifferenti e non hanno opinioni su games, sui videogiochi. Allora, che cosa succede con la Wii? Con la Wii praticamente succede questo. L'audience si amplia. La Wii intercetta un numero spropositato di casual gamer. Ok? Un numero davvero spropositato. E poi intercetta i don't care, quelli che stanno sulle altre applicazioni. Vediamo un po' chi sono queste due categorie. Allora, i casual gamers sono le famiglie, no? Sono i papà che dicono, oh, beh, però sto controller è una figata, vai a giocare al golf, Che figata! E allora cominciano le partite in famiglia, no? E infatti le pubblicità puntano su quello. Cioè, quelli sono i casual gamers, no? Cioè, questo che praticamente, cioè, il padre che vede il figlio gli dice, ma vuoi giocare con la PlayStation? Guarda sto gioco fantastico. No, troppo complicato, lascia perdere, giocaci tu, papà ti dai soldi, però giocaci tu. Invece, c'è questi genitori che si cominciano a accanire
no? Questi giocatori casuali che si cominciano a accanire e utilizzano la Wii. E poi c'hai i don't care, perché con diciamo, l'avvento della Wii, che cosa succede? Succede che alcuni medici cominciano a consigliare la Wii per la riabilitazione fisica e poi la Wii viene utilizzata con la pedana per il fitness. Quindi sostanzialmente che cosa è successo? È successo che con questa strategia Google, con questa strategia Nintendo si è andata a prendere dei segmenti di mercato che erano completamente periferici, ma che dimensionalmente erano enormi. Questa è la genialata, cioè segmenti non considerati da PlayStation, non considerati dalla Sony e non considerati dalla Microsoft, diventano il core della proposta di valore di Nintendo. Questo significa fare la strategia, adottare una strategia oceano blu. Risultati: nel 2008 Wii conduce il mercato mondiale delle console e le vendite, diciamo così, di giochi Nintendo sono quadruplicate rispetto al 2006. Allora, raccontare questa storia in termini di modelli di business significa che una strategia oceano blu permette di porre in discussione i business model attuali e di creare nuovi modelli di business concorrenziali. Mira a creare settori completamente nuovi attraverso una differenziazione sostanziale, invece di competere nei settori esistenti, gli oceani rossi, modificando i modelli stabiliti e cercando di superare praticamente i concorrenti, innalzando un tradizionale standard di misurazione della performance, ok? Cioè si cambia sostanzialmente, non hai più come cliente gli stessi parametri di misurazione della performance. Lo vedremo con un altro esempio, che è quello di Cirque du Soleil, che è un altro esempio molto interessante di strategia oceano blu. Chi l'ha detto che il circo deve essere basato sugli animali? Che costano un sacco di soldi, ti attirano le ire degli animalisti e costano un sacco di soldi la gestione degli animali. Per un circo è una cosa che ha dei costi spropositati. E chi l'ha detto che il circo deve essere basato sugli animali? Perché nel momento in cui il circo è basato sugli animali, comincia la corsa prestazionale. Il miglioramento in quel contesto significa che se tu hai 4 elefanti, io in pista ce ne devo portare 8 per essere meglio di te. Capisci? E invece Cirque du Soleil cambia completamente questa impostazione. Il circo diventa qualcosa di diverso. Come vedremo con Cirque du Soleil, anche i segmenti di clientela cambiano. Dove li va a pescare i suoi segmenti di clientela, Cirque du Soleil, i suoi clienti? Dove li va a pescare, se ci riflettete bene? È più alta, ma chi prende? Noi siamo abituati a una situazione in cui la clientela tipica di un circo è costituita dai bambini e dalle famiglie. Cirque du Soleil dove ha pescato? Ha pescato tra gli appassionati di teatro, gli appassionati di opera lirica, gli appassionati di concerti, ha pescato tra questi. Quindi una clientela che era marginale per il circo tradizionale diventa il nuovo fulcro per Cirque du Soleil. I non clienti che diventano il nuovo oceano blu. Allora, quello che consente la creazione di nuovi spazi di mercato incontrastati è quella che si definisce innovazione di valore. Quali sono i punti essenziali dell'innovazione di valore? Strategia oceano blu significa meno costi e più valore, che è quello che ti permette di passare da un oceano rosso appunto ad un oceano blu. Innovazione di valore significa aumentare il valore per i clienti, creando nuovi benefici e servizi e riducendo contemporaneamente i costi, eliminando delle caratteristiche e dei servizi di minor valore. Significa esplorare insiemi di non clienti o giudicati tali dai concorrenti per creare standard di performance completamente nuovi. La battaglia, come vi ho detto, non è più su chi ha più elefanti in pista. La battaglia diventa un'altra, ok? La mia offerta di valore viene giudicata sulla base di altri parametri perché diventa un'offerta di valore completamente nuova. Quali strumenti per l'innovazione del valore?
il framework delle quattro azioni, quattro domande provocatorie che dovete imparare a fare vostra, che servono a mettere in discussione la logica strategica di un settore e il suo modello di business consolidato. Allora, eliminare. Quale dei fattori per i quali nel vostro settore c'è sempre stata competizione e che il settore dà per scontati si possono eliminare? Ridurre. Quali fattori dovrebbero essere ridotti molto al di sotto dello standard del settore? Aumentare. Quali fattori dovrebbero essere aumentati molto al di sopra dello standard del settore? Creare. Quali fattori che il settore non ha mai offerto dovrebbero essere creati? Nel caso dell'Oceano Blu più il Business Model Canvas, quello che dobbiamo fare è agire, come abbiamo detto, sui costi e sul valore. Allora, la parte dei costi è chiaramente questa, no? Allora, qui c'è spazio per eliminare e ridurre, mentre dalla parte del valore c'è spazio per aumentare e per creare. Allora, andiamo a vedere il framework delle quattro azioni applicato nel caso della UI, no? Eliminare, DVD, HD, DVD, playback. Ridurre, la qualità del processore e l'eccellenza della grafica. Ridurre anche il prezzo. Aumentare, accessori hardware, il controller wireless, il social gain, il fitness e lo sport, la compatibilità a ritroso, il web download e l'online play. Creare il controller, questo nuovo controller, e la customizzazione dei personaggi. Avete giocato con la Wii qualche volta, no? Potete crearvi il vostro personaggio, no? Quindi la customizzazione dei personaggi. Allora, un template che potete utilizzare per la strategia Oceano Blu è un template fatto in questo modo. Prendete un bel foglio Bristol, ci disegnate un cerchione, un po' di blu su questo cerchione che avete disegnato, prendete i post-it e poi eliminare, ridurre, aumentare, creare vengono declinati in questo modo, scrivendo che cosa eliminate, che cosa riducete, che cosa create e che cosa aumentate. Andiamo a vedere adesso il caso della Nintendo Wii traslato sul Business Model Canvas. Allora, andiamo sui segmenti di clientela. Che cosa ha eliminato Nintendo? Ha eliminato questo mercato ristretto di giocatori incalliti, i cattivissimi, quelli che fanno le nottate con l'Xbox e con la PlayStation a 35 anni, ok? Li ha tolti di mezzo, non mi servono. Mentre invece, che cosa ha creato? Un grande mercato di giocatori occasionali e di famiglie. Questi sono i segmenti di clientela. Un altro segmento di clientela è costituito dagli sviluppatori di giochi. Che cosa succede a questo punto? Che ripercussioni ha a questo punto questa roba sulla proposta di valore? Che non dovete avere più una necessità di avere una console con delle performance grafiche eccellenti. Non dovete stare più al centro, alla frontiera della tecnologia dei microchip e delle schede video. Non ci dovete stare più, ok? Quindi questa roba qui è tolta. Bassi costi di sviluppo dei giochi. Sviluppare un gioco, pensate agli sviluppatori, sviluppare un gioco per Nintendo ha dei costi più bassi rispetto allo sviluppo dei giochi per PlayStation o dei giochi per Xbox. Questo significa che voi potete ampliare la platea degli sviluppatori. E quindi potete ampliare anche questo segmento di clientela, ok? Un altro plus è costituito dai giochi controllati dal movimento. Qui la proposta di valore qual è? Divertimento e esperienza in famiglia. Attenzione, che ripercussione ha questo sui flussi dei ricavi? Dovete sapere che sia l'Xbox che la PlayStation vengono vendute, utilizzando la terminologia appropriata, in sovvenzione. Che cosa significa che vengono vendute in sovvenzione? Significa che il guadagno sull'hardware della Sony e della Microsoft è prossimo a zero.
Ok? La console, sto parlando della console, il guadagno sull'hardware è prossimo a zero. Perché? Perché hanno un modello del tipo rasoio lametta. Ok? Il modello rasoio lametta è il modello Gillette, no? Il rasoio, che è il modello che funziona pure per le stampanti. Il rasoio ti viene venduto quasi al costo, la stampante ti viene venduta quasi al costo, dov'è che ti bastono? Sulle ricariche, ti bastono sulle lamette, ti bastono sulle ricariche, no? Sui toner. E questo è un modello che, diciamo, è tale anche per le console. Perché? Perché qui, diciamo, dov'è che guadagnano tantissimo Sony? Guadagnano sui giochi, guadagnano sulle royalty sui giochi. Invece Nintendo ottiene degli alti profitti proprio sulla vendita della console, oltre che sui giochi. Quindi vedete che i flussi dei ricavi sono praticamente cambiati, il modello dei ricavi è praticamente cambiato. Ottiene dei grossi ricavi sulla vendita della console, grossi, perché dal punto di vista tecnologico quella console è banale rispetto ad una PlayStation o rispetto praticamente a un Xbox, no? Che sono dei gioielli di tecnologia. Quella console è molto più banale, diciamo che si produce con molto meno. I produttori di componenti OEM fanno molto meno fatica, ci mettono molto meno e la vendono a Nintendo ad un prezzo molto più basso. Questi sono i miei partner, gli sviluppatori di giochi da un lato, i produttori di componenti di serie OEM dall'altro. Allora, key activity, eliminiamo lo sviluppo di chip alla frontiera tecnologica. Key resources, la tecnologia del controllo a distanza con il movimento. Ripercussioni sul fronte dei costi, riduzione del costo di produzione della console, riduzione del costo di sviluppo della tecnologia. Ragazzi, qua abbiamo incrementato e qua abbiamo ridotto. Qual è l'effetto sui profitti? Un incremento incredibile dei profitti. E questo è un po' il caso Nintendo visto dal punto di vista del canvas. Il Cirque du Soleil, e poi immagino che ci dobbiamo fermare, funziona più o meno allo stesso modo. Meno focus sulle famiglie, quindi il Cirque du Soleil toglie di mezzo le famiglie come segmento di clientela. Ci possono pure andare, ma non sono il segmento di clientela primario, perché il segmento di clientela primario, il focus è sui frequentatori di teatro e dell'opera che vanno a fare questa nuova esperienza di questo circo. Non so se avete visto quanto costano i biglietti del Cirque du Soleil, no? Costano un sacco di soldi, 50-60 euro, ok? Rispetto al circo costano molto di più, no? Il biglietto di un circo 7, 8, 10 euro al massimo della gara, qui stiamo parlando di 50-60 euro. Allora, togliamo gli spettacoli con gli animali, ok? E mettiamoci dentro un ambiente raffinato, produzioni multiple, musica e danza artistica. Riduciamo il divertimento e la comicità e riduciamo il brivido e il pericolo, ok? Non ci servono assolutamente a niente. Attività chiave. L'attività chiave nuova diventa lo sviluppo artistico. L'attività chiave che viene eliminata è quella della cura degli animali. Risorse chiave, gli animali e gli artisti famosi vengono eliminati. Tutto questo ha ovviamente degli effetti sulla struttura dei costi e sulla struttura dei ricavi, perché qui che cosa succede? Il mantenimento degli animali e il compenso degli acrobati e degli artisti famosi, non c'è una vedette del Cirque du Soleil, ok? Non c'è un étoile nel Cirque du Soleil, no? Mentre invece i circhi famosi hanno l'acrobata famoso, il trapezista famoso, che se prende un sacco di soldi. I costi in questo caso sono i costi che derivano dalla produzione artistica. E tutto questo ha avuto degli effetti perché Cirque du Soleil ha potuto aumentare il prezzo dei biglietti. Quindi il canvas si può utilizzare anche per far vedere i passaggi, per tratteggiare una strategia Oceano Blu rispetto ad una strategia esistente. Potete utilizzarlo anche in questo modo. Ci dobbiamo fermare? Sono le 6 e... Io sono messo. Quanto ti manca?
Non lo so, penso una decina di minuti. Penso, posso proseguire così, così finiamo questa parte. Cosa? Sì, cercherò di no, preferirei portare a termine almeno sta parte, vediamo se ci riusciamo. Allora, come facciamo a discutere il nostro business model con il framework delle quattro azioni? Proviamo a discuterlo dalla prospettiva dei costi, del valore offerto e del segmento di clientela. Analizziamo l'impatto dei costi e cosa succederebbe e cosa cambierebbe dove e se facciamo questo. L'impatto del valore offerto è cosa succederebbe e cosa cambierebbe dove e se, no? Cosa accadrebbe se, il valore delle domande è cosa accadrebbe se. L'impatto della clientela è cosa succederebbe, cambierebbe e dove se. Impatto sui costi. Eliminare, ridurre, aumentare, creare. Che cosa succede se lavoro su quel lato del canvas alla proposta di valore? Identificate gli elementi più consistenti dell'infrastruttura dei costi e valutate cosa succede se li si elimina o se li si riduce. Quali elementi di valore scomparirebbero? Perché ovviamente le ripercussioni ce le abbiamo sul valore. Che cosa dovreste creare per compensare questa mancanza? Poi identificate gli investimenti infrastrutturali che vorreste fare e analizzate quanto valore creerebbero questi investimenti infrastrutturali. Quali attività, risorse e partnership hanno i costi più elevati? Che cosa succede se si riducono o se si eliminano alcuni di questi fattori di costo? Come si potrebbe sostituire il valore perso riducendo o eliminando risorse, attività o partnership onerose? Questo è il genere di domande che dovete porvi sulla struttura dei costi. Analizzare l'impatto del valore offerto. Anche qui eliminare, ridurre, aumentare e creare. Valutate contemporaneamente l'impatto sul lato dei costi e considerate quali elementi si potrebbero cambiare sul lato del valore, perché ogni volta che toccate il lato del valore poi avete delle ripercussioni sulle relazioni, sui canali, sui flussi di ricavo e sui segmenti di clientela. Quali elementi della vostra proposta di valore si possono ridurre o eliminare? Quali caratteristiche o servizi potrebbero essere migliorati o creati per produrre una nuova esperienza della clientela degna di questo nome? Quali sono le implicazioni sui costi delle modifiche che fate al valore offerto? In che modo le modifiche che fate al valore offerto vi vanno praticamente a influenzare la parte relativa ai segmenti di clientela? Tutto questo lato qui, il lato cliente, Customer Relationship Channel e Customer Segments. Impatto della clientela. Anche qui, framework delle quattro azioni, eliminare, ridurre, aumentare e creare. Ponetevi ciascuna di queste domande per il lato destro, canali, relazioni e flusso dei ricavi. E chiedetevi che cosa succede sul lato dei costi se eliminate, riducete, aumentate o create gli elementi che si trovano sul lato del valore. Quali segmenti di clientela non sono poi così redditizi? Quali segmenti di clientela potete ridurre o potete eliminare? Relativamente a dei nuovi potenziali segmenti di clientela, quali problemi di questi nuovi segmenti potenziali di clientela potete andare a risolvere? Come possono essere raggiunti e come preferiscono essere raggiunti questi nuovi segmenti di clientela? Se vi rivolgete a questi nuovi segmenti di clientela, che impatto ha sul fronte dei costi questa vostra decisione? E così abbiamo finito la parte sulla strategia Oceano Blu. Tutta questa roba sulla strategia Oceano Blu potrebbe sembrare, almeno in prima battuta, non degna di nota per le imprese sociali. Ma vi pregherei di tenere a mente una cosa, che anche le imprese sociali sono soggette ad un ambiente concorrenziale e competitivo. Ok? Perché, voglio dire,
è una cosa abbastanza normale. Il fatto che volete cambiare il mondo non implica che solo voi volete cambiare il mondo, probabilmente c'è già qualcuno che sta provando a cambiare il mondo in maniera dignitosa e che può essere un vostro concorrente, ok? Quindi questa strategia può esservi d'aiuto nell'elaborare delle proposte di valore nuove, migliorate o comunque innovative. Allora, ci vediamo domani mattina. Certo. Stasera. Mandiamo stasera? Ok. Si può? Sì, sì. Abbiamo finito? Ok. Eh? Possiamo salutare? Ah, abbiamo finito. Ok, abbiamo finito. Un saluto a quelli che ci stanno. Un saluto a quelli che ci stanno sentendo. Ci vediamo domani.